Buon pomeriggio da Maria Cristina Benintendi. Oggi vi parlo dal Tribunale di Nola, dove sta per iniziare il convegno dedicato al DSA, il disturbo specifico dell'apprendimento. I fautori di questo convegno sono due associazioni importanti, gli avvocati della Camera Civile di Nola e l'associazione NEMO DSA. Oggi si parlerà della diagnosi, delle normative e delle tutele delle persone che si trovano ad avere questa caratteristica, questo disturbo specifico dell'apprendimento. Ricordiamo che il DSA comprende quattro caratteristiche: la discalculia, la disortografia, la disgrafia e la dislessia. Diamo inizio ai lavori del convegno dal titolo DSA, Disturbi specifici dell'apprendimento, diagnosi, normativa, tutele. Anzitutto rivolgo il più cordiale benvenuto a tutti i presenti, le autorità intervenute, i relatori seduti al tavolo di presidenza, i colleghi avvocati che vedo in sala, i rappresentanti delle istituzioni scolastiche e della medicina legale, le famiglie che hanno risposto positivamente all'invito. Un saluto e un sentito ringraziamento va a chi ha patrocinato e collaborato alla realizzazione del convegno di oggi. La presidenza del tribunale che ci ospita, l'Ordine degli Avvocati di Nola, il Comune di Nola, la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Campania, l'Ordine degli Psicologi della Campania, il Centro di Ateneo Sinapsi dell'Università Federico II. E infine i partner che hanno promosso questo incontro, l'Associazione NEMO DSA, Nessuno deve scalare alberi, Camera Civile di Nola, che oggi mi onoro di rappresentare in veste di moderatrice dell'incontro. Gli argomenti da trattare sono tanti. Lo spessore e l'autorevolezza dei relatori che hanno accettato l'invito ad essere oggi presenti, conferiscono grande pregio all'incontro e quindi, non volendo sottrarre altro tempo, immediatamente invito ad avvicinarsi al tavolo di presidenza per un indirizzo di saluto la dottoressa Annalisa Amodeo, docente di psicologia clinica, responsabile scientifica del Servizio Antidiscriminazione e Cultura delle Differenze, Centro di Ateneo Sinapsi, Università Federico II di Napoli. Buon pomeriggio a tutti. In realtà io avevo chiesto di poter stare giù perché la sfilata è stata un po' imbarazzante e la location che mi è stata data è importante. In realtà io vi vorrei dire perché sono qui. Sono qui innanzitutto perché vi porto i saluti del professor Paolo Valerio, che è il direttore del Centro di Ateneo Sinapsi, che ha promosso, ha fortemente voluto che questo evento fosse fatto e fosse fatto a Nola, in una delle città, delle cittadine che girano intorno a Napoli. Vi vorrei però anche un attimo raccontare perché Sinapsi promuove questo evento. Innanzitutto, Sinapsi è un centro di servizi dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che a differenza dei dipartimenti universitari che promuovono la formazione attraverso i corsi di laurea, il centro Sinapsi promuove servizi. È nato all'incirca 20 anni fa grazie al professor Paolo Valerio per promuovere l'inclusione e la partecipazione attiva degli studenti universitari con disabilità. Grazie a lui, attualmente il centro di Ateneo Sinapsi ha uno staff di all'incirca 80 persone che lavorano tutti i giorni per fare in modo che Sinapsi promuova una conoscenza scientifica e intervenga all'università, ma non solo, per creare contesti inclusivi. Inclusione è una parola chiave ed è una parola importante, densa. Forse potremmo anche dire che è una parola di gran moda. Probabilmente ho sentito che in questa sala ci sono dei docenti. Molti docenti avranno visto che la maggior parte dei PON recano la parola inclusione, inclusione disabilità, inclusione DSA, inclusione autismo, inclusione BES. Ma in realtà che cos'è l'inclusione? L'inclusione fondamentalmente è un obiettivo verso cui tende un'organizzazione, ma è soprattutto il processo che promuove
e che ce l'ho proprio sugli occhi e sul naso, promuove, quindi inclusione sono quei processi dell'organizzazione che promuovono benessere per tutti coloro che fanno parte dell'organizzazione. Pensare alle organizzazioni promuovendone processi inclusivi significa pensare alle organizzazioni come centri di attenzione per fare in modo che tutti quelli che fanno parte dell'organizzazione stiano bene, abbiano gli stessi diritti, le stesse opportunità, sono dentro all'organizzazione e possono occupare un qualsiasi posto dentro l'organizzazione. Non ci sono delle discriminazioni, non ci sono dei disvalori, non ci sono delle situazioni che possono creare una difficoltà. Allora, pensare ad un'organizzazione come ad un'organizzazione inclusiva significa pensare non a chi è portatore di una difficoltà o, se vogliamo, di una differenza, perché ciascuno di noi ha una difficoltà, un limite, è differente da tutti gli altri, ma significa che al di là delle nostre specifiche differenze, difficoltà e limiti possiamo avere le stesse opportunità di tutti quanti gli altri. E le organizzazioni, il management dell'organizzazione dovrebbe occuparsi dei processi inclusivi per fare in modo che abbiano tutti le stesse opportunità, le stesse pari opportunità. Synapse in realtà è qui, ha promosso questo evento perché porta avanti la cosiddetta terza missione dell'Ateneo Federiciano. Terza missione significa che l'Ateneo Federiciano, attraverso i suoi studiosi, i suoi ricercatori, i suoi docenti, esce dalle classiche mura accademiche e promuove una conoscenza scientifica corretta. E noi abbiamo tanto bisogno di promuovere una conoscenza scientifica corretta. Noi studiosi amiamo le sigle DSA. DSA è un acronimo che sta per disturbo specifico dell'apprendimento. Se proviamo ad analizzare le singole parole, vediamo che ogni parola reca in sé un aspetto specifico che in qualche modo però crea una rappresentazione collettiva della situazione analizzata peculiare. Disturbo specifico dell'apprendimento, disturbo. Quindi stiamo dicendo che chi ha un DSA, un disturbo, disturbo è parente, fratello, sorella di malattia, difficoltà, disagio, specifico S, specifico. Che cosa vogliamo indicare con S? Vogliamo indicare che chi ha questo disturbo ha un disturbo in un'area specifica e peculiare. Di che cosa? Dell'apprendimento. Eppure, come in realtà spiegheranno i colleghi che insomma affronteranno la questione, quindi presenteranno una vera e propria relazione a differenza di come sto facendo io, in realtà c'è molto da riflettere su che cosa significa ricevere una diagnosi di DSA. Come un'organizzazione si prepara ad accogliere un alunno con DSA? Come cambia o riflette sulle proprie pratiche educative per promuovere pari opportunità, per promuovere l'inclusione di tutti i bambini? Probabilmente ognuno di noi ha un modo di apprendere assolutamente specifico e peculiare. Io ricordo nel cuore i miei maestri, ognuno di noi probabilmente ricorda il primo maestro, la maestra o il maestro delle scuole elementari. Quella relazione ha dato un imprinting decisivo a come noi ci siamo pensati dentro l'organizzazione scuola. Allora, pensare alla scuola come un'organizzazione che promuove inclusione per tutti i suoi membri significa pensare ad un'organizzazione che riflette sulla qualità delle relazioni educative. Le relazioni sono fatte sempre da più membri, quindi ho in qualche modo, diciamo, anche un po' la mia provocazione in quello che doveva essere solo un saluto, lo so, mi sto prendendo tanto tempo. In realtà, diciamo, la mia provocazione è di provare a spostare l'ottica e provare a pensarci tutti quanti noi come persone che abbiamo un modo assolutamente specifico e peculiare di imparare e di apprendere.
specifico, peculiare, l'organizzazione come mi ha guardato, come ha promosso il mio benessere, come ha fatto in modo che io potessi arrivare all'università e quindi insomma laurearmi e fare il lavoro che faccio. Io probabilmente penso che ho avuto dei maestri che mi hanno fatto sentire molto sostenuta. Cioè noi psicologi, io sono una psicologa clinica, sappiamo che le buone relazioni, quelle che hanno una buona qualità emotiva, sono un passepartout per il nostro futuro. Allora, pensare alla scuola come una scuola che promuove inclusione per tutti, non soltanto per gli alunni con DSA, perché corriamo il rischio anche di utilizzare DSA come un'etichetta, e sappiamo che l'etichettamento fa molti danni, pensare a come fare in modo che ci siano delle buone relazioni. D'altra parte, un alunno felice fa pensare che forse c'è anche un maestro, un insegnante felice, magari anche qualcuno dell'area dell'amministrazione che è felice, il bidello felice. Se siamo tutti più sereni e più felici, questo promuove benessere. Quindi stare attenti. Io, insomma, quando mi sono seduta qui, ho pensato: com'è strana questa sala. Ho pensato, posso dire, spero di non offendere nessuno, ho pensato che era una specie di corridoio. Ho detto non è proprio una sala, è più una specie di corridoio adibita a sala. Poi ho pensato però che i corridoi sono un punto molto importante, sono lo svincolo delle organizzazioni. Gli alunni per entrare nelle classi passano attraverso i corridoi, e nei corridoi, se solo pensiamo al bullismo ad esempio, accadono delle cose molto importanti. Sappiamo che ci sono tanti bambini che hanno tanta paura quando varcano la soglia del cancello e devono attraversare quei lunghi corridoi, no? Perché sanno che quella è una zona franca dove non c'è il controllo del docente, avvengono tutta una serie di cose. Allora poi mi sono detta, sì, va bene, è un corridoio, ma forse è un luogo simbolico importante, perché forse abbiamo tanto bisogno di stare attenti, come dire, a quei luoghi cerniera, no? E di promuovere una conoscenza scientifica anche in quelli che non sono i classici luoghi in cui si fa la formazione. Altre tre parole, scusatemi, tre. Volevo dire Sinapsi perché promuove terza missione. Tra l'altro Sinapsi, noi siamo molto orgogliosi di dire che nella valutazione AMVUR, cioè di tutti gli atenei italiani, la Federico II ha avuto riconosciuto dal Ministero un punto d'eccellenza proprio anche grazie a Sinapsi. Perché? Perché Sinapsi promuove il networking. Qui ci sono organizzazioni di tipo diverso. A un certo punto ho sentito, sempre mentre aspettavo, la scuola è lasciata sola, noi professionisti siamo lasciati soli. Beh, non lo so se siamo soli, forse abbiamo tanto bisogno di promuovere networking. Il networking è fatto da persone, è fatto da reti e nodi a cui prestare grande attenzione. Ultimissima cosa, sono qui anche per un motivo personale, perché ho incontrato nella mia vita Cinzia Bierto, che è stata la maestra di mio figlio per 2 anni, e lei è stata molto attenta alla relazione, a come i bambini imparavano e apprendevano. Insegnava storia, scienze e geografia, e vi assicuro che il suo modo di studiare insieme ai bambini è stato un valore importante nello sviluppo anche emotivo e cognitivo di mio figlio. Quindi grazie, in bocca al lupo e buon lavoro. Ed ora di avvicinarsi e prendere la parola al presidente del Tribunale di Nola, presidente Luigi Picatti, che oggi ci ospita in questa sede che mi sento di dire così bella, così antica, così prestigiosa, qual è il Palazzo Orsini a Nola. Io sarà un brevissimo saluto. Innanzitutto siamo, capita spesso di dirlo, ma particolarmente in questo caso, sono molto contento, ma dico anche siamo, perché per noi è un problema poi strutturale di organizzazione, di gente che partecipa alla realizzazione, intanto alla realizzazione complessiva dell'evento, ma anche nel mettere a disposizione le risorse del Tribunale perché certe cose si realizzino. Siamo molto contenti di avervi qui e di ospitare questo tipo di... La ragione è quella che ho detto in altre situazioni.
L'idea di tribunale, ne parlavo prima col Presidente Randi, con la collega Salvatore, l'idea di questo tribunale è quella di un'idea di una struttura sostanzialmente di servizio completamente integrata all'interno della realtà cittadina. Cioè un'idea non di un qualcosa che sia altro rispetto al contesto territoriale e spaziale nel quale si muove, ma che faccia parte di questo contesto. Quando si dice questo, si dice qualcosa in più e qualcosa in meno della giustizia. Certo, il tribunale è il luogo dove si risolvono i conflitti, ma come la storia ci ha insegnato, i tribunali sono anche altro, molto di più. E vederli come un corpo estraneo rispetto alla collettività sicuramente non gioca né alla collettività né alle strutture giudiziarie. Ed è questo il primo momento di riflessione. E quindi apertura verso l'esterno. Apertura verso l'esterno significa che comunque, purché ci sia qualche collegamento con quella che è l'attività istituzionale del tribunale, intesa in senso molto più lato, anche come esercizio della giurisdizione, che non è solo momento di risoluzione di conflitti, va bene, assolutamente va bene. E questo mi sembra, sotto questo profilo, un caso critico. Si è fatto prima riferimento al problema di disturbo, disagio, diseguaglianza, va bene? Ecco, il problema dell'eguaglianza comincia a essere, qualcuno lo comincia a dire, comincia a essere il problema di questi tempi, va bene? E oggi noi non possiamo non riconoscere che questo aspetto, diciamo, che oggi per esempio affrontiamo oggi, di questi cosiddetti disturbi che nascono prima, che compongono tutta una serie di problemi complicatissimi di natura medica, di natura legale, ma non solo, soprattutto non solo, va bene? Non sia un qualcosa che non si rifletta poi sulle diseguaglianze. Quindi il modo di affrontare un argomento di questo tipo è un modo, come dire, pilota. Cominciamo a affrontare le diseguaglianze in maniera diversa. Le diseguaglianze non sono una risorsa, le diseguaglianze ingiuste, sono un problema. L'impegno di una collettività per risolvere le diseguaglianze non è un momento, passatemi l'espressione forte, di carità benevola. È un momento, e passatevi anche questa espressione forse un po' forte, un momento di convenienza per la collettività. Mi farebbe piacere che passasse questo messaggio. Noi non stiamo affrontando un problema e vogliamo risolverlo perché siamo buoni, perché vogliamo far diventare uguali quelli che non sono uguali, perché c'è un principio generale, giuridico, di bontà, poi chi è religioso li vede in un modo o in un altro. Noi lo vogliamo fare perché riteniamo che questa sia una risorsa per il nostro paese. Sono tantissime le risorse che si nascondono in questi giovani, in questi ragazzi, non solo, attenzione, non solo, perché poi ci sono disabilità, disturbi, situazioni che nascono dopo, che diventano invalidanti, inabilitanti, eccetera, eccetera, eccetera. Sono tantissime, sono tantissime le risorse che possono dare. Significa in una qualche maniera di rendere produttive queste realtà. Quindi, dando questo taglio, cominciando a vedere questi problemi sotto questo profilo, forse noi cominciamo a entrare, a uscire da quest'ottica appunto del caritatevole, del destinato a quelli che sono particolarmente buoni, e cominciamo a far entrare questi problemi, queste realtà, in quelle che devono essere risolte fisiologicamente all'interno di una società, all'interno di una struttura. Quindi quando noi immaginiamo di dover preordinare normative, meccanismi di tutela, a parte con gli aspetti scientifici, di diagnosi, eccetera, che iniziano dall'età, io non direi nemmeno scolare, ma prescolare inevitabilmente, bene, a quel punto, vorrei dire, a quel punto noi avremo fatto comunque il primo passo. Perché cominciamo a dire una cosa che secondo me diventa fondamentale. È un compito istituzionale della collettività, dello Stato, prendersi cura di queste situazioni, ma per un motivo banale, perché alla collettività conviene. Non ci devono essere segni di gratitudine perché lo Stato si occupa di questo, ma ci deve essere un coinvolgimento complessivo della collettività nella tutela di queste situazioni. Io vi auguro ovviamente buon lavoro, spero che starete bene, e va bene, vi saluto. In bocca al lupo, buon lavoro a voi. Ma deve ritornare, perché so che il presidente va via, l'associazione Nemo con Camera C.
simbolicamente ha pensato ad un omaggio sostanzialmente per i nostri relatori, che un po' è la storia dell'associazione, un po' è quello che a partire dal pensiero di Alistair, qui ci sarà la dottoressa direttore che ha chiesto che ci dà le indicazioni. Adesso mi devo passare magari anche per una foto. Allora, questo è il nostro omaggio. E il nostro omaggio è un alberello. Einstein diceva: ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce da come si arrampica su un albero, lui passerà tutta la vita a sentirsi stupido. Ebbene, questo è il nostro alberello e sopra c'è un pesciolino, perché vogliamo che nessuno mai passi la sua vita ad arrampicarsi su un albero sentendosi un pesce. Grazie. Grazie, è stato bellissimo. Bocca al lupo ancora. Accettato il nostro invito oggi ad essere presente anche il presidente della sezione lavoro di Nola, il dottor Landi, che chiedo di avvicinarsi e poi chiedo per un saluto. Buongiorno a tutti, grazie per questo invito. È un tema particolarmente delicato, importante quello che si affronta questa sera. Per quanto mi riguarda, come diciamo, responsabile, coordinatore, presidente della sezione lavoro, noi, come diceva prima il presidente del tribunale, affrontiamo queste problematiche da un punto di vista del conflitto, cioè da un punto di vista patologico, nel momento in cui la richiesta di un diritto, di una prestazione, non viene diciamo, soddisfatta da parte innanzitutto degli organi amministrativi, perché come sappiamo, diciamo, per quanto riguarda queste situazioni di difficoltà, queste situazioni di disagio in cui vivono purtroppo certi bambini, certi minori, eccetera, le tutele previste dalle nostre leggi sono essenzialmente costituite, come dirà poi anche specificamente la collega, da un punto di vista legislativo, da alcuni sussidi, da alcuni benefici, da alcune indennità, come l'indennità di frequenza, ovvero diciamo nell'ipotesi più seria, che ovviamente non credo che affronteremo oggi, per quanto riguarda un accompagnamento che può comunque spettare a un minore, ma in condizioni di ben altra gravità, oppure un handicap in condizioni non gravi, quindi la prima forma. In tutte queste ipotesi i genitori devono fare una domanda che viene esaminata in prima istanza dall'organo amministrativo, cioè dall'INPS. Io non so oggi se c'è anche per esempio l'INPS, comunque in ogni caso l'INPS è l'istituto che deve vagliare con una propria commissione in prima battuta la richiesta. Se funziona questo passaggio, diciamo in via amministrativa, un sacco di problemi verrebbero risolti, perché noi invece siamo inondati di giudizi che nascono dal fatto che probabilmente l'INPS, le commissioni o altro, per ragioni diciamo di politica generale o per ragioni comunque diciamo di praticità eccetera, demanda all'organo giurisdizionale poi l'assegnazione della provvidenza, perché noi abbiamo moltissimi rigetti tranne nei casi in cui appare proprio evidente una situazione di difficoltà. Una volta che poi tutto torna nelle nostre mani e noi abbiamo un solo strumento, non essendo ovviamente tecnici esperti della materia, non vedendo nemmeno le parti, perché noi vediamo soltanto le carte, sappiamo bene che dietro le carte ci sono, vediamo anche gli avvocati, ma dico anche gli avvocati, e non vedendo le parti, vediamo le carte, ma sappiamo benissimo che dietro le carte, come in tutti i giudizi ovviamente, ci sono le parti, cioè ci sono sofferenze, ci sono disagi, ci sono genitori in ansia, ci sono situazioni che si trascinano, ma l'unico strumento che noi abbiamo per fare giustizia è quello di nominare un esperto che ci aiuti nella decisione, e l'esperto ovviamente in questo caso qui è un consulente tecnico che viene nominato nella fase di accertamento tecnico preventivo, perché come sapete da diversi anni la procedura è mutata, cioè non c'è più un giudizio ordinario nel quale si devono valutare tanti requisiti anche socio-economici eccetera, ma c'è un giudizio preventivo che dovrebbe essere molto più snello, nel quale si esamina soltanto l'aspetto medico-legale, cioè si stabilisce se c'è diritto o meno a una prestazione, poi si fa un'ulteriore domanda all'INPS per avere l'erogazione dell'indennità. Quindi
nomina del consulente tecnico, un momento molto delicato, perché il consulente tecnico in situazioni del genere chiaramente dovrebbe essere un esperto non soltanto diciamo in conoscenze specialistiche mediche, come potrebbe essere tranquillamente un neuropsichiatra infantile, che sicuramente è la figura ideale per esaminare queste situazioni, ma deve avere anche competenze medico-legali, poiché bisogna non solo fare la diagnosi e stabilire se un bambino alto si trova in una situazione di difficoltà, cioè quel particolare disagio rispetto ai suoi compagni di età nello svolgere alcuni compiti, alcune funzioni proprie dell'età, come dice la norma. Quindi non basta solo la diagnosi, ma bisogna poi adeguarla a quelle che sono, a quella che è la normativa, e quindi capire se la qualità, la tipologia del disagio. Quindi noi dobbiamo leggere poi attentamente queste perizie, poi c'è una successiva eventuale fase di opposizione e si sviluppa tutto un giudizio. Quello che voglio dire è che rispetto a diversi anni fa, in cui questi giudizi duravano spesso 3-4 anni e veramente per avere giustizia occorreva veramente tantissimo tempo, tantissimo sforzo da parte di avvocati eccetera, adesso con l'accertamento tecnico preventivo in moltissimi tribunali il tutto si può chiudere anche in un anno, almeno per quel che riguarda la fase dell'ATP, cioè dell'accertamento sanitario, salvo poi l'opposizione che si trasforma in un giudizio di merito. Quello che posso aggiungere è che questa è una fase certamente delicata anche per il minore, perché si trova di fronte a un consulente, si trova di fronte magari a un ambulatorio dove bisogna fare una visita, e quindi mi dicevano, poi ne parlavamo giorni fa, che ad esempio da parte nostra sarebbe utile anche di fare in modo che questa visita, questo incontro con l'esperto possa essere il meno traumatico possibile, quindi magari o in un ambiente più tutelato o ad esempio in un orario diverso, non nella comunità di una situazione in cui ecco già possa esserci un segno per il minore di disagio e di consapevolezza di essere diverso, di essere qualcuno malato, mentre invece non lo è, sappiamo benissimo, si tratta soltanto di difficoltà. E come prima dicevano bene gli esperti, così accennavano e mi hanno preceduto. Quindi concludo, mi auguro che oggi si focalizzino bene tutti questi problemi, sia da un punto di vista medico-legale, sia da un punto di vista giuridico, e si cerchi di dare una mano. Noi faremo il possibile per aiutare a risolvere queste situazioni e creare questo inserimento, queste possibilità di aiuto per le famiglie e per questi bambini in difficoltà. Grazie, buon lavoro. Rafforzo, potremmo anche rappresentare il nostro consiglio dell'ordine. A questo punto, siccome l'INPS in qualche modo si è sottratto oggi, e sarebbe, ma anche rispetto a quello che lei ha ascoltato molto attentamente, quelle che sono state le istanze, un nuovo protocollo anche per quanto riguarda proprio le visite in questi ambienti protetti, magari iniziare questo lavoro in sinergia anche con gli avvocati, con l'INPS e le istituzioni, per verificare che laddove si debba eseguire una visita medico-legale dove c'è la presenza di un minore, quello che lei ci ha appena sentito dire. E quindi anche, non so se il protocollo possa superare il problema magari che pone l'INPS sull'unica sede in aiuto. Grazie Presidente. Grazie. Si avvicina ora il Presidente del nostro Consiglio dell'Ordine, che ugualmente oggi ci ospita presso la casa anche degli avvocati del Tribunale, l'avvocato Pasquale Piccolo. Buonasera, io vi porto un saluto alla Consiglio del Consiglio degli Avvocati. Mi voglio complimentare con la collega Rea, Maria Rita, per aver organizzato questo convegno, che chiaramente deve essere una tematica quanto mai attuale. Anche se è stata regolarizzata da una legge, purtroppo questa integrazione nella realtà delle cose non è mai ancora avvenuta. Io non condivido, non nel senso letterale della prova, quella che diceva poco dal giudice derivante dal ragionamento della visita, io vorrei che il mondo fosse un po' diverso, che questi ragazzi fossero andati in un altro modo, in un modo più sentimentale, più morale. Vabbè, ci speriamo comunque, se possiamo riuscire, perché è una cosa, io mi rendo conto perché ho avuto conoscenza di questo settore, perché per diversi anni ho ricoperto la carica di sindaco nel mio paese, quindi ho le politiche sociali,
questa parte dei mani che avevano qualche bambino, magari avevano qualche difficoltà del genere. Appunto mi riferivo ai finanziamenti che diceva proprio fare il Presidente del Tribunale, che vengono disposti sulla carta, ma in effetti arrivano con contagoccio, quindi nemmeno gli enti amministrativi a volte non si può fare nemmeno colpa al politico per poter pagare non quello che deve dire perché viene a casa di tutti. Comunque mi auguro che in un futuro non molto lontano si possano trovare altre soluzioni per queste persone che comunque sono persone come noi, perché hanno un'intelligenza, hanno un cuore come noi. Noi lo sforzo penso che debba dare questa direzione. Non voglio rubare altro tempo perché vedo una scaletta infinita. Vi auguro un buon lavoro e ringrazio per tutti. Grazie. Altre provvidenze che devono essere attribuite per concorso.
Ebbene, questo è un principio fondamentale della nostra Costituzione e tutti noi, se siamo qui, è perché crediamo di volerlo fortemente inseguire, perseguire e soprattutto raggiungerlo. E questo è il motivo per cui nasce Nemo DSA e il motivo anche per cui è nato questo convegno. Noi oggi parleremo di DSA, partendo dalla diagnosi, passando per quelle che sono le normative e concludendo con quelle che sono le tutele che purtroppo spesso ci troviamo a non avere riconosciute. Ma perché si rende necessario tutto questo? E la frase di Albert Einstein, della quale vi ho già fatto partecipi, recita, come abbiamo detto, così: ognuno è un genio, ma se si giudica un pesce dalla sua capacità di arrampicarsi su un albero, lui passerà tutta la vita a sentirsi stupido. E allora soffermiamoci un attimo a pensare ad Albert Einstein e a quello che lui, vivendo la sua vita da dislessico e non sapendolo ovviamente, perché parliamo di tanto tempo fa, non parliamo di oggi, lui ha sperimentato sulla sua pelle un senso di inadeguatezza, eppure era la pelle di un genio. E questo senso di inadeguatezza era generato dallo stereotipo del dover saper fare tutti le stesse cose e allo stesso modo. Ebbene, così sappiamo bene che non è. E quindi nasce l'esigenza della corretta divulgazione, di quella che viene chiamata la cultura delle differenze. La cultura delle differenze che in quanto tali sono una ricchezza e non un limite. E questo va fatto in tutti gli ambiti, sanitari, scolastici e anche legali. Solo così potremo aspirare ad avere oggi quella che viene chiamata inclusione attiva e partecipata in tutte le realtà dei bambini e ragazzi e adulti con DSA, che non dimentichiamolo mai, il DSA è una caratteristica, dal DSA non si guarisce, e un ragazzino con DSA, non è che poi quando si fa grande il DSA non ce l'ha più, è sempre, ha sempre la sua caratteristica. Però è ovvio che con il passare del tempo avrà imparato delle tecniche e delle strategie per fare in modo che questa caratteristica diventi un suo punto di forza e non un punto di debolezza, come spesso accade in tanti contesti. Io sono la mamma di Loris. Loris è, oggi ha 13 anni e io come mamma, quando abbiamo scoperto il DSA di Loris, insieme alla mia famiglia, insieme a mio marito, siamo rimasti un attimo, come dire, destabilizzati. Poi abbiamo capito che in realtà c'è chi ha ben donde di rimanere destabilizzato, e certamente non è il DSA che deve portare una famiglia a trovarsi in difficoltà, però purtroppo questo accade. E allora come mamma ho sentito la voglia di mettermi in gioco e di mettere a disposizione di tanti bimbi e di tante famiglie quello che poteva essere il mio piccolo contributo, il mio piccolo aiuto, e soprattutto far capire ai bambini, ai ragazzi, che non devono vergognarsi di essere quello che sono. Ebbene, loro sono DSA e sono semplicemente, come dico io, meravigliosi. E poi ho sentito il bisogno di farlo anche come insegnante, di mettere in campo la mia competenza professionale. Come diceva Annalisa Amodeo, che mi ha fatto emozionare, perché quando si parla dei miei bimbi a livello professionale, quindi dei miei alunni, io mi emoziono sempre perché ripercorro quello che abbiamo, quel pezzettino di vita che abbiamo passato insieme. Ebbene, e anche in quel caso io come insegnante ho sentito sempre l'esigenza di comunicare a tutti che i bimbi devono sentirsi
amati. I bimbi, i ragazzi devono sentirsi amati a prescindere dalle loro attitudini e dalle loro inclinazioni. Il docente deve amare ciò che trasmette, deve amare quella che è la sua missione, perché noi non facciamo un lavoro, noi abbiamo una missione, e soprattutto così facendo fa in modo che i bimbi amino ciò che fanno. Ed è proprio un binomio semplicissimo e soprattutto inscindibile, assolutamente inscindibile. E tante volte io mi rendo conto che per un docente è più facile insegnare a ragazzi motivati, performanti, soprattutto nella nostra società, no? Oggi siamo sempre alla ricerca della performance migliore a tutti i livelli. E quindi spesso si stigmatizzano negativamente gli alunni che non rispecchiano l'ideale del docente, il nostro ideale, no? Il nostro alunno ideale. Però sfugge un concetto che a me piace sempre ricordare, che siamo noi docenti i motivatori dei nostri ragazzi ed è nostra prerogativa fare in modo che essi amino ciò che fanno, e non lo dobbiamo dimenticare mai. L'ultima cosa che mi piace dire come docente è una cosa che un mio professore ci trasmetteva e ci raccontava sempre. Diceva: non dimenticatevi mai che ognuno dei vostri alunni è unico e irripetibile. Non ce n'è uno uguale all'altro, e niente di più vero per i nostri ragazzi con DSA. E solo tenendo in considerazione questo principio, noi insegnanti possiamo avere quella che è la funzione di promozione relazionale per questi nostri alunni, e dobbiamo favorire in questo modo l'attaccamento alla scuola e l'adozione di comportamenti sociali corretti, e in tal modo preterremo la scelta di condotte antisociali spesso pericolose, perché i nostri bambini, e non solo i bambini con DSA, i bambini, i ragazzi che si allontanano dalla scuola, poi prendono altre strade che spesso portano in direzioni non perfettamente in linea con quello che è il futuro che noi auspichiamo per i nostri ragazzi. E poi sono presidente di Nero DSA, e quindi mi corre l'obbligo di fare corretta informazione, di corretta divulgazione in tutti gli ambiti, come dicevamo, proprio perché è necessario che tutti siano informati. E oggi qui abbiamo una platea di docenti, di presidi, di genitori, di avvocati e di medici, e quindi ecco, questo è il primo di una serie di passi che noi ci auguriamo di fare per divulgare correttamente quella che è la cultura sulle differenze, e sul DSA, ma sulle differenze. E allora facciamo in modo che nessun pesce debba mai scalare alberi, ed è con questo spirito che do la parola, ringraziandoli, ai relatori del convegno che ci hanno sostenuto nell'organizzazione di questo evento con il loro appoggio umano e professionale. Grazie. Innanzitutto ho il dovere di ringraziare Cinzia Pierto sul serio per le splendide parole che mi ha rivolto, ci ha rivolto, ma soprattutto per il grande impegno e professionalità che profonde nella propria attività, sia quella dell'associazione, ma anche e sempre nella propria vita e nella nostra società civile. Grazie Cinzia. E andiamo oltre nei lavori, e mi sento di rappresentare, questa sera qui ci sono tanti docenti, in prima fila vedo la Presidente del Masullo Teti, ho incontrato proprio gli insegnanti della Giordano Bruno, gli insegnanti della Perriana, scusatemi se non vi nomino tutti, ma non, come sempre, insomma, sono pessima nel ricordare. E la scuola sostanzialmente in questo settore svolge un compito veramente importante, perché tra l'altro ha un compito anche di individuazione precoce di quelli che possono essere casi
sospetti di disturbo specifico dell'apprendimento. Per darne comunicazione alle famiglie, laddove la famiglia non sia stata, diciamo, la prima a rendersi conto di una situazione simile, per l'avvio di quello che poi sarà un percorso diagnostico presso i servizi sanitari competenti. Con i primi interventi di oggi, quindi, cercheremo anche di comprendere cosa si intende per DSA, come si manifestano e quali sono i modelli di certificazione. Chiedo quindi subito di prendere la parola alla dottoressa Carmela Bravaccio, professore associato di psichiatria dell'età evolutiva presso il secondo policlinico di Napoli, con il tema disturbi specifici dell'apprendimento, cosa sono, come si manifestano. Allora, un pomeriggio a tutti. Io ho un attimo di grosso disagio, perché? E tanto che mi avete visto che giocavo con le slide per cercare di cambiare qualcosa. Perché quando l'avvocato, che ora fa finta di distrarsi, l'avvocato che mi ha telefonato, ha detto no, organizziamo questa cosa al Tribunale di Nola, non tantissimo tempo, una decina di minuti, anche un po' a forma divulgativa. E allora io che ho fatto? Ho preso un po' delle slide che noi utilizziamo per un pubblico eterogeneo e le avevo preparate, quindi con tanto di video, come parla il dislessico, come legge il dislessico, come scrive. Quando poi sono venuta qui, e oltre a vedere i relatori, e vabbè lasciamo stare, ma anche il pubblico che era composto comunque da insegnanti, terapisti e genitori, che di DSA secondo me stanno anche più di me, ho detto vabbè, adesso con la scusa che forse il video non può passare, stravolgo tutte le slide. Tanto poi a questo punto forse questi sono quegli incontri che invece diventano molto importanti, perché al di là di parlare, parleremo giusto in 10 minuti, mi devo anche togliere. No, no, vabbè, non fa niente, mi stanno proprio trattando male. Vabbè, fa niente, ve la vedo. Allora, oltre quindi un po' a fare un po' un percorso insieme, perché poi vi racconterò rapidamente come è cambiato anche la definizione di disturbo specifico dell'apprendimento in questi anni, forse è invece più importante, un po' come dicevano le persone che mi hanno presieduto prima, che poi sono i tecnici, capire poi effettivamente questo strumento importantissimo che noi abbiamo. Uno, perché non riusciamo ad attuarlo fino in fondo? Due, quali sono gli intoppi che possono essere sia quelli ora dell'INPS, della ASL? Tre, perché poi non si riesce fino in fondo ad aiutare le famiglie. Forse allora questo dovrebbe essere lo scopo di questo incontro. Perché iniziare a riparlare di che cos'è un disturbo specifico di apprendimento? Penso che gli insegnanti, che forse hanno fatto con me anche tanti corsi, oramai lo sanno a memoria. Ripercorriamo insieme il giusto, perché potrebbe esserci che c'è qualcuno, forse solo mio cugino che sta nascosto là, che fa l'avvocato e non sa cos'è il disturbo specifico del apprendimento, può imparare qualcosa. Allora, quando io ho cominciato la specialistica di neuropsichiatria infantile, così ci chiediamo un po' anche, parlavamo generalmente, facevamo diagnosi di quelle che erano delle difficoltà di apprendimento, creando una grande confusione, perché le difficoltà di apprendimento in fin dei conti erano quelle difficoltà che potevano avere tutti i soggetti in maniera specifica, dove potevamo trovare il ragazzo con la disabilità cognitiva, potevamo trovare il ragazzo con il disturbo dello spettro autistico, cioè tutti quei soggetti che avevano realmente una difficoltà ad apprendere. C'era poi questo grosso capitolo dei disturbi specifici dell'apprendimento che abbiamo imparato a diagnosticare e a chiamare cogitali un po' più tardi, che invece comprendevano delle aree più specifiche: la dislessia, la discalculia, la disortografia. Però che succedeva? Succedeva che anche noi specializzandi, alla fine quello che aveva il disturbo specifico dell'apprendimento era solo il dislessico. Saltando un po' tutte quelle invece categorie che erano minime, perché forse non erano la maggior parte, dei bambini che invece avevano anche difficoltà nel fare il calcolo, difficoltà nello scrivere con errori ortografici, allora arrivavano questi bimbi da noi con le lettere degli insegnanti in cui si diceva
dicevano il bambino ha un problema perché non impara le tabelline, quindi ha un problema cognitivo. Voglielo spiegare che invece non era solamente un dislessico quello che aveva il disturbo dell'apprendimento, ma c'era anche questa sottopopolazione. Perché in fin dei conti, se noi poi andiamo a vedere che cosa significa apprendimento, l'apprendimento è questo, è un processo attraverso il quale si origina una modificazione stabile del comportamento conseguente all'esperienza, all'esercizio e all'osservazione. Io non apprendo solamente quello che leggo, la storia, la geografia, io apprendo tutto. Di conseguenza io posso avere una specificità e una difficoltà in alcune aree. Quello che poi nel corso del tempo io ho imparato e fondamentalmente studiando la ricerca ci ha dato ragione, che queste non erano dei disturbi che nascevano perché il bambino era poco scolarizzato, o perché era colpa dell'insegnante, o perché ancora meglio l'insegnante non dava il metodo. Perché noi per anni, un po' come gli autistici, abbiamo vissuto che erano autistici perché la mamma era frigorifero, qui noi per anni abbiamo vissuto insieme agli insegnanti la tragedia che il bambino non apprendeva perché era l'insegnante che non gli dava il metodo. E quindi il bambino che veniva con una diagnosi di disturbo dell'apprendimento era perché non era stato ben scolarizzato. A questo punto la ricerca fortunatamente nel corso degli anni è andata avanti e le uniche idee chiare, anche se noi attualmente non abbiamo il marcatore, perché purtroppo nelle patologie psichiatriche non tutte le patologie hanno il marcatore, si tira il sangue e ti dice è autistico perché ha questo cromosoma carente, si tira il sangue e ha il disturbo specifico dell'apprendimento perché ha questo. Fortunatamente però che è successo? Che le ricerche sono andate avanti, anche per i bimbi che avevano disturbi specifici dell'apprendimento, sono state fatte tutta una serie di ricerche e alla fine si è arrivato comunque a definire il disturbo, come diceva la dottoressa, come un disturbo comunque congenito, un disturbo dove purtroppo non si guarisce ed è un disturbo dovuto a una difficoltà neurobiologica di cui noi oggi purtroppo continuiamo a non avere il marcatore. Allora questo che cosa ha comportato? Ha comportato poi nel corso degli anni avere da un punto di vista nostro di avere proprio la certezza che probabilmente quindi era una difficoltà in cui l'intervento doveva essere precoce, l'intervento doveva essere valido e l'intervento doveva essere soprattutto non a guarire, perché ve lo ripeto, non si guarisce, ma doveva essere un intervento finalizzato a dare degli strumenti per migliorare la qualità di vita. A questo punto poi fortunatamente la legge è andata avanti, ci ha aiutato con degli strumenti, però arriviamo oggi ad avere delle grosse difficoltà e spero che con questo tavolo si cerchi un attimo di capire che cosa si blocca. Sinapsi, che ha sede da noi alla Federico II, fa tantissimo, si sono costruiti i nuclei operativi, però, e faccio anche mia colpa, siamo diventati bravissimi a fare la diagnosi, oramai abbiamo imparato che quando viene un bimbo, agli 8 anni risponde a dei criteri, facciamo i test. Se è positivo esce la diagnosi di dislessia, distrofia, così, se è negativo non torna a casa e così via. Il problema nostro, non dire che ci nascondiamo, è il posto. Il problema nostro è l'intervento. Allora c'è chi è fortunato e si aggancia ad associazioni come Nemodisia e c'è invece chi è sfortunato, perché anche qui purtroppo, fatemelo dire, voi insegnanti, ora veramente attiva, bravissimi a fare tanti corsi, però poi ci si perde dietro la burocrazia, ma il mio direttore di circolo non mi dà la capacità di fare questo, fare quello e fare quello. E mi continuano a venire ore e finite a bimbi con tanti di piani che noi abbiamo fatto, tanti di piani che il gruppo operativo di Sinapsi ha fatto, ma con genitori che hanno difficoltà ad avere anche il banale computer, posso dirlo? Allora, a questo punto non prendiamoci in giro, perché noi lo sappiamo cosa sono i DSA, noi sappiamo cosa sono i DSA, però siamo anche in questo.
questo momento in uno stallo che non riusciamo a portare avanti. Le scuole più attive hanno nominato il referente per il DSA. Quanti referenti per il DSA ci sono in questa? Uno, vabbè, due, tre. I referenti sono messi in condizioni tali di lavorare? No. Io sono andata, giusto perché mi piace poi essere un attimo più critica, ed è inutile che facciamo la lezione universitaria, non serve nemmeno a voi, servono questi incontri ad essere un attimo invece più oggettivi. Sono andata ultimamente in una scuola, non faccio nomi perché non mi piace, abbiamo sempre fatto queste solite cose e così via, tanto belline, poi però si è avvicinata il referente, la quale molto candidamente mi ha detto: dice, no, io ho due bimbi in questa scuola che hanno avuto questa diagnosi, però io confesso che li porto fuori da classe perché, no, sì, appunto, è allucinante, ma è così, e si continua. Allora, a questo punto, io sono molto poi curiosa di sapere, quando si parla di inclusione e di integrazione, che facciamo. Io oramai paragono il DSA ai disturbi dello spettro autistico, non lo fate passare, e tranne le uniche due patologie neuropsichiatriche che hanno avuto la legge dalla loro, ok? Entrambe che hanno avuto la possibilità di poter aiutare queste famiglie, e entrambe due patologie, è inutile che ce lo diciate, la levale non si guarisce. Perché comunque bisogna cercare di aiutare ad entrambe le due patologie a migliorare la qualità della vita, perché fortunatamente sono soggetti che vivono fino a 100 anni, ok? A questo punto che cosa succede? Che entrambe le patologie hanno però nulla. Perché, mi dispiace, però anche noi università ci fermiamo lì, se andiamo avanti con la ricerca, però non riusciamo ad andare oltre. Allora, a questo punto dovremmo invece cercare di capire cosa effettivamente fare, un poco ma fare, perché sennò non andiamo più da nessuna parte. Come si aiutano questi ragazzini? Si aiutano cercando di mettere in atto gli strumenti. E a questo punto io veramente, 2018, 24 maggio, Tribunale di Nola, mi sono scocciata di dire no, ma gli strumenti non li abbiamo. Perché io sono sicura, tornando sul fuoco, e termino perché veramente mi sono stravolta tutto, che quando avremo finito gli interventi, nella discussione, si alzerà qualcuno, vedrà vicino, perché dice no, non ho avuto là, io ho un bimbo, glielo posso mandare al policlinico, e poi, meno male, gli facciamo la visita, io lo rimando al mittente e lo rivedo tra 6 mesi senza aver risolto nulla. Scusatemi se sono stata polemica, però a questo punto andavo questa volta. Poi se la volete la lezione ve la faccio, non è, ci fermiamo dopo, facciamo la lezione. Dottoressa, grazie. Gli incontri come quelli di oggi, quelli che insomma la guerra civile, ne vuol dire sponsorizzano questi, insomma, in questa sede, hanno proprio questo scopo, quello di voler andare oltre, quello di informare, quello di comunicare, quello di far sì che la normativa, che è sempre un po' lenta, le istituzioni che arrancano e arrivano a fatica perché devono sempre fare i conti con quello che è il bilancio statale, prendano atto, perché ci sono tutta una serie di sollecitazioni forti. Noi oggi, lavori di oggi, li registriamo, dovremmo fare un documento che vada oltre questa sede, al di fuori di questa sede, perché tutti prendano atto, tutti sanno, come lei ha detto, tutti sanno. Ma soprattutto che sia costruttivo per tutti, perché sennò veramente finisce col solito convegno, la solita lezione. E poi basta. Noi speriamo insomma di fare qualche cosa in più questa anche perché sera. Il mio territorio, quindi speriamo di poter fare qualcosa in più. Grazie ancora. Segue l'intervento sulla stessa linea con un titolo modello di certificazione per DSA ai fini dell'applicazione della legge 170 del 2010, la dottoressa Cinzia Fico, neuropsichiatra infantile della Napoli 3 Sud. Buonasera. Ringrazio come sempre Cinzia per avermi voluto in questo congresso. Io che insieme a lei un po' ho vissuto
anno fa, l'ho conosciuta come genitore, e un genitore molto molto attivo in questo, e che ha voluto in realtà un po' fare in modo che questi ragazzini, non mi piace dire far valere dei diritti, perché comunque, ma fare in modo che questi ragazzini potessero vivere il periodo scolastico, che in realtà è fondamentale, no? I nostri ragazzini in realtà trascorrono la metà di una giornata, forse qualcosa in più, fra la frequenza scolastica e i compiti scolastici. Quindi questo è un momento importante, no? Che deve essere vissuto serenamente, perché poi influisce ovviamente su tutte le dinamiche personali e familiari, così come lei insomma più volte è stata testimone. Allora, in realtà io oggi insomma il mio intervento verte un po' però su questi diritti, che poi in alcuni momenti c'è stata la necessità di far prevalere, perché la Costituzione italiana, come prima accennava Cinzia, attraverso l'articolo 3 ci dice che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscano il pieno sviluppo della personalità umana. E l'articolo 34 che dice che la scuola è aperta a tutti. Io partirei da questo per parlare poi della legge 170, che in realtà è partita e grazie proprio a una battaglia di genitori affetti da disturbo specifico dell'apprendimento, la legge 170 che riconosce finalmente i disturbi, la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia come disturbi specifici dell'apprendimento, che ci tengo insomma a precisare, così come già tutti sapete, e rispetto al quale a volte c'è confusione, come diceva la dottoressa Bravaccio, bambini che hanno capacità cognitive adeguate, quindi un livello intellettivo della norma, non hanno patologie neurologiche e deficit sensoriali, però nonostante ciò possono presentare un'alterazione, diciamo poi, a livello dell'apprendimento. In realtà anche questa cosa della legge 170 mi è piaciuta tanto, no? Il fatto che è vero che rappresenta una vittoria per i dislessici e per i loro genitori, però rappresenta anche un'opportunità di crescita culturale per la scuola, che finalmente, diciamo, può adattare, può fare in modo che le modalità di apprendimento possano evolversi e diventare dinamiche. Infatti, in realtà, diciamo, garantire il corretto inserimento degli alunni con dislessia significa parlare di strategie di apprendimento centrate sul soggetto che apprende, per assicurarti poi misure di accompagnamento e di sostegno allo studio. Però molte delle strategie che vengono utilizzate per i ragazzini affetti da disturbo dell'apprendimento in realtà sono utilissime anche per tutti gli altri alunni. Ora, la legge prende in considerazione tutto il percorso scolastico dell'alunno, che va dalla scuola dell'infanzia fino all'università, e nel perseguire le proprie finalità entra nell'organizzazione scolastica e nell'impostazione e nell'adeguamento delle impostazioni didattiche. Questo perché? Perché, diciamo, come vi accennavo, in realtà la legge parla di flessibilità didattica e parla di strumenti dispensativi e compensativi. Allora, quindi quali sono in realtà le finalità della legge 170? Dicevamo garantire il diritto all'istruzione, favorire il successo scolastico, ridurre i disagi relazionali ed emozionali, adottare forme di verifiche e di valutazione adeguate alla necessità formativa degli studenti, sensibilizzare i genitori e gli insegnanti anche in rapporto alle problematiche legate al DSA, permettere una diagnosi precoce al fine di poter poi istituire diciamo dei percorsi riabilitativi efficaci, e incrementare comunicazione e collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari, e dare ovviamente pari opportunità di sviluppo alle capacità del bambino sia in ambito scolastico e sociale e professionale.
Allora, dunque, nell'ambito diciamo, della legge 170 c'è anche il decreto attuativo all'articolo 6, comma 4, 5 e 6 che sancisce diciamo, le strategie didattiche idonee all'apprendimento delle lingue straniere. Diciamo, in passato c'è stata una sorta di confusione rispetto a questo perché si pensava che l'alunno dovesse essere dispensato dallo studio della lingua straniera, ma chi insomma insegna sa bene che questo non è possibile perché insomma non si raggiungerebbero gli obiettivi diciamo, formativi dell'alunno. Però proprio perché il ragazzino affetto da dislessia di sortografia, io mi riferisco anche e soprattutto alle forme gravi, ha difficoltà nelle lingue straniere, soprattutto diciamo molto spesso il sortografico ha difficoltà nella scrittura, per cui si può compensare con l'espressione orale, per esempio, e poi prevedere delle prove insomma ad hoc. Insomma, questo poi i problemi si pongono, non lo so, quando il ragazzino deve fare le prove in balsi di terza media oppure quando deve fare l'esame, no? Allora in quel caso occorre fare delle richieste specifiche. Un'altra cosa molto importante che fa la legge 170 e che diciamo è fondamentale per tutte le patologie del neurosviluppo è la collaborazione, diciamo, è la partecipazione della famiglia e del genitore. Infatti la famiglia rappresenta diciamo, l'attore, secondo me, principale, sostegno fondamentale, per cui che cosa fa? Qualora ci sia stata una segnalazione da parte degli insegnanti, che cosa fa la famiglia? La famiglia provvede a far valutare il bambino secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge 170. Successivamente la diagnosi viene presentata alla scuola. La famiglia deve condividere le linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo formativo che prevede un'autorizzazione a tutti i docenti ad applicare ogni strumento compensativo e dispensativo ritenuto idoneo tenuto conto delle risorse disponibili. Ora, diciamo che quindi i genitori e scuola sono tenuti alla reciproca collaborazione. Quando poi si sospetta di trovarci di fronte quindi realmente ad una situazione di disturbo specifico dell'apprendimento, dicevamo deve essere fatta questa valutazione diagnostica. La diagnosi va fatta da specialisti esperti mediante test specifici ed è la consensus conference, il panel di aggiornamento e revisione della consensus conference dell'Istituto Superiore di Sanità che hanno stabilito un interdiagnostico condiviso. Allora, diciamo, che cosa si fa come prima cosa? Nel momento in cui viene sospettato questo tipo di difficoltà o che venga sospettata dalla scuola o che venga sospettata dal genitore, come prima cosa a scuola che cosa deve fare? L'insegnante provvede a mettere in atto dei percorsi di potenziamento, quindi di osservazione e di potenziamento dell'alunno. Qualora tali percorsi non siano risultati pienamente efficaci, allora ci si rivolge al servizio di neuropsichiatria infantile che provvede poi ad effettuare la valutazione diagnostica. Allora, io insomma ero stata chiamata anche per presentare un po', no, questo documento, che cosa deve tenere questo, deve contenere questo documento specifico. Allora, in realtà deve contenere la valutazione cognitiva e quindi diciamo ci deve informare circa il quoziente intellettivo dell'alunno e che sappiamo che deve insomma essere, deve trovarsi in un range di normalità. Che cosa si va a valutare poi di questo bambino? Le capacità attentive, per esempio questo è il famoso test delle campanelle che consiste in questo, cioè il bambino deve ritrovare questo stimolo visivo fra tutti questi e questo ci dà diciamo come dire, informazioni rispetto all'attenzione selettiva e alla capacità del bambino di mantenere l'attenzione. Successivamente si vanno anche a valutare, si va a valutare la memoria, si va a valutare l'apprendimento dei vari parametri, cioè la lettura del parametro di velocità
e correttezza, oltre che nel parametro comprensione, con tutta una serie di test, diciamo, che noi andiamo a utilizzare e che adesso non sto qui a presentarvi proprio per... oppure, diciamo, la scrittura, oltre alla lettura si va a valutare la capacità di scrittura dell'alunno e quindi se effettua errori specifici e quindi, non so, sostituzione di una lettera con un'altra, omissione di una sillaba o di una lettera all'interno di una parola. Allora, quindi alla fine tutto deve essere riportato, tutto viene riportato in questa certificazione di cui noi possediamo, diciamo, poi una versione ancora un po' più semplificata alla quale poi, in base ai risultati dei test e quindi alle difficoltà specifiche dell'alunno, vanno poi applicate tutta una serie di come dire, di agevolazioni, no, per il ragazzino, che sono rappresentati dagli strumenti compensativi e dispensativi. Allora, le strategie compensative in realtà sono diverse quelle che possono essere utilizzate. Per esempio, se c'è un ragazzino che ha anche nello studio a casa, no? Per esempio, se c'è un ragazzino che ha una difficoltà nella memoria a breve termine, che cosa succede? Cioè, spesso vengono da noi genitori che ci dicono che poco dopo che il bambino ha studiato, dopo un po' ha già dimenticato, no? Quello che gli è stato detto. Allora, anche, diciamo, nello studio a casa possono essere utilizzate delle modalità utili, per esempio utilizzare altri canali sensoriali finalizzati alla memorizzazione. Non so, deve imparare una poesia, allora ormai tutti utilizzano il computer, tutti utilizzano YouTube e quindi si potrebbe trovare un attore che recita la poesia in modo che il bambino, oltre al canale, diciamo, visivo e quindi di lettura della poesia, utilizza quello uditivo e quindi di ascoltarla. Oltre, diciamo, all'utilizzo di se per esempio il ragazzino ha una grafia illeggibile e commette moltissimi errori ortografici, si può utilizzare il computer con il correttore ortografico e così via, esentare per esempio tra le strategie invece dispensative il bambino dal ricopiare testi alla lavagna per non fargli perdere tempo e così via. Ora, al di là di tutto, tutti questi accordi devono essere poi fissati in che cosa? Con il piano didattico personalizzato che tiene conto della specificità segnalata della diagnosi di DSA. È compilato dalla scuola e è un patto d'intesa fra docenti, famiglia e istituzioni sociosanitarie. All'interno del PDP devono essere individuati e definiti gli interventi didattici individualizzati e personalizzati, gli strumenti compensativi e le misure dispensative che servono all'alunno per raggiungere in autonomia e serenità il successo scolastico. Allora, in realtà per la compilazione del PDP sarebbe utile seguire tre fasi, molto spesso, diciamo, questo non riusciamo a farlo, però insomma è importantissimo che si faccia un primo incontro fra dei docenti con la famiglia e lo specialista in modo da avere quante più notizie possibili rispetto alla peculiarità e alle difficoltà del bambino. E questo è importante perché tramite questo incontro sarebbe possibile anche conoscere il vissuto del ragazzino. Per esempio, una cosa che poi succede spesso è che insomma sembra facile, però in realtà non è mai molto facile. Per esempio, mi capita spesso, soprattutto alle scuole medie, dei ragazzini disortografici che potrebbero utilizzare il computer in classe, rifiuto da parte del ragazzino di utilizzarlo perché per loro rappresenta comunque una situazione di diversità. Quindi questo per dire cosa? Per dire che comunque è importantissimo anche un supporto riguardo l'aspetto emotivo, no? Che riguarda il ragazzino e riguarda la famiglia. E l'ultima cosa, insomma, che voglio dire è che è
e purtroppo un'altra cosa che capita spesso è che il piano didattico, allora la legge 170 è una legge che è nata per la tutela dei genitori e del bambino. Allora, quello che è importante è che questo strumento venga utilizzato come tale, come tutela, invece a volte può capitare che venga utilizzato un po' per formalità, per burocrazia, per cui viene redatto, però non tutti, no? Sentono ancora la necessità di poter adeguare la programmazione, di poter adeguare gli strumenti adatti al bambino, per cui mi capita, insomma, nella nostra pratica clinica ancora di suggerire, diciamo, strategie, strumenti compensativi, strumenti dispensativi, che, diciamo, dei quali molto spesso non tutti gli insegnanti sono al corrente, nonostante tutto sia stato scritto nel piano didattico personalizzato, che quindi secondo me è uno strumento validissimo che va sempre consultato e va sempre modificato, perché non è uno strumento statico, ma è uno strumento dinamico, per cui magari una situazione, una strategia che il bambino poteva avere la necessità di utilizzare inizio anno, non è detto che poi debba utilizzare a fine anno oppure negli anni successivi del suo percorso di studio. Vi ringrazio per l'attenzione e passo la parola a voi. Grazie dottoressa Fisicco per la relazione. Volevo rassicurare invece un attimo la dottoressa Bavaccio che il pubblico sicuramente è composto da tanti esperti del settore. Ci hanno raggiunto anche la preside dell'Istituto Bruno Fiore, la referente Vestia della Medicina Consiglio, dicevo ancora la preside di Vestia del Basilio Teti, il preside del secondo circolo didattico di Nola San Severino, ma anche l'assessore del comune di San Paolo Bersito e il sindaco di Liveri. Quindi abbiamo insomma un pubblico particolarmente eterogeneo, dove non è solo il collega Bravaccia, non essere preparato insomma la referente di Fasullo, ma io mi scuso sempre se non nomino qualcuno, il referente del giornale Bruno Fiore, insomma scusatemi veramente, insomma siete fortunatamente avete accolto il nostro invito in tanti, ripeto, un pubblico questa sera preparato, un pubblico che conosce ma un pubblico anche eterogeneo. Quindi volendo fare un attimo il punto della situazione, i disturbi specifici dell'apprendimento, da quanto abbiamo inteso fino a questo momento, includono un insieme eterogeneo di disturbi che possono influenzare l'acquisizione, l'organizzazione, la memorizzazione, la comprensione e l'uso di informazioni verbali e non. Quindi sono disturbi che possono influire sulla capacità di apprendimento di individui che in realtà non hanno alcuna patologia neurologica, alcun deficit sensoriale e che dimostrano capacità cognitive e di ragionamento più che adeguate in ogni altro settore della propria vita. Di conseguenza in realtà lo studente con DSA spesso ha semplicemente bisogno di più tempo per organizzare lo studio, per prendere appunti, per leggere, per produrre un testo, la possibilità, abbiamo sentito, di utilizzare strumenti quali il computer o altro, che accompagnati da semplici accorgimenti possono metterlo in grado di affrontare in modo efficace quello che è il proprio percorso scolastico. Ma abbiamo inteso anche dall'ultimo intervento che comunemente si pensa che magari i DSA siano riferibili solo alla prima fase dell'infanzia. In realtà non è così. I disturbi specifici dell'apprendimento sono disturbi evolutivi, accompagnano per tutta la vita perché variano le caratteristiche dell'età del soggetto, ma insomma vanno avanti anche in età adulta. Di conseguenza, in realtà, nei contesti scolastici di ogni grado è necessario realizzare quella che è una didattica personalizzata al fine di conseguire quello che poi sarà il successo formativo e professionale partendo dalla scuola primaria sino all'università. E qui immediatamente do la parola alla dottoressa Tiziana Riccardo, psicologa della sezione DSA e Disabilità Centro di Atenea Sinapsi Università Federico II di Napoli, che ci accompagnerà dal piano didattico personalizzato al progetto di inclusione all'università. Prego, dottoressa.
precedenti colleghi di relazione, ringrazio tantissimo anch'io Scienze Aperto per questa opportunità di partecipare oggi con voi e di confrontarmi con relatori che abbiamo incrociato in vari altri tavoli, in vari altri contesti. Allora, io non vi parlerò appunto di diagnosi, di cos'è, di come si fa, perché in parte qualcuno già lo sa, un po' lo citava già Cinzia prima. Il mio compito oggi è quello invece di fare un po' il punto su quello che accade all'università, perché come diceva l'avvocato Lega, il DSA è un disturbo che accompagna tutta la vita e quindi finite le scuole dell'obbligo, la scuola superiore, i ragazzi con DSA accedono all'università. Fino a qualche anno fa era impensabile. Io ho cominciato a lavorare al centro Sinapsi sin dal 2000, quando si parlava soltanto allora di handicap, poi con grosse trasformazioni diciamo culturali tra un cambio di parola e l'altro, come accade spesso in questo settore, siamo arrivati al centro per la disabilità, dove per disabilità intendiamo, secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, tutte quelle condizioni di salute che si verificano ogni volta che c'è una cattiva interazione tra l'individuo e l'ambiente. Quindi secondo questa accezione parliamo di disabilità non necessariamente collegando questo concetto all'handicap o all'invalidità. Al centro accedono anche persone che non hanno certificazione e che rientrano diciamo, in queste problematiche. Dal 2010, in realtà anche già da qualche annetto prima, ma diciamo in maniera ufficiale con l'emanazione della legge, ci occupiamo quindi anche di DSA. Che cosa facciamo con lo studente DSA? La legge 170, che è stata citata fino a questo momento, parla di una serie diciamo, di elementi che caratterizzano prevalentemente il percorso del bambino. Rispetto all'adulto fa riferimento a una serie di fattori che bisogna mettere in evidenza e in campo, ma non parla nel campo degli apprendimenti, quindi a scuola e anche nelle sedi concorsuali, per esempio, o appunto per l'accesso all'università, dove però non c'è mai un riferimento vero e proprio a un piano didattico personalizzato. Cioè magicamente, come spesso accade poi, col passaggio all'età adulta, la persona si ritrova diciamo da un giorno all'altro a non ritrovarsi diciamo delle cose. Noi all'università abbiamo cominciato con la disabilità e per tutti gli studenti che accedono ai nostri servizi siamo un'equipe multidisciplinare costituita da psicologi, pedagogisti, psicoterapeuti e ingegneri biomedici. Organizziamo, utilizzando la classificazione internazionale ICF, organizziamo dei progetti di inclusione alla vita universitaria. Cioè che cosa facciamo? Lo studente che ci contatta esibisce diciamo così, la sua documentazione clinica. Noi partendo da quella documentazione, molto spesso ci portano tomi perché essendo persone adulte probabilmente hanno fatto giri in tutto il mondo, potrei dire, in alcuni casi, per quelle che sono le patologie più importanti, che però che cosa troviamo in questa documentazione? Troviamo tutto quello che è diciamo, l'aspetto tecnico legato a quella condizione di salute, ma in realtà non troviamo mai qualche cosa che appartiene a quella persona. Cioè noi troviamo tutti i riferimenti, tutti gli indici tecnici degli esami che hanno effettuato, indagini anche genetiche, ma di quella persona in realtà manca tutta la soggettività. Allora noi che cosa facciamo? Ormai dal 2003 utilizziamo l'ICF che diciamo tra virgolette molto banalmente rispetto a tutto quello che noi abbiamo, spesso diciamo sono documenti che non ci servono perché non ci dicono molto, non siamo medici, il nostro compito all'università con loro non è appunto di fare né diagnosi e né di continuare a etichettarli. Facciamo una descrizione della condizione di salute dello studente focalizzata all'interno del contesto universitario. Cioè prima
Cinzia e credo anche la dottoressa Bravaccio, no, ci davano alcuni elementi chiave della diagnosi, della certificazione di SA, la memorizzazione, le funzioni attentive, i quozienti intellettivi. Allora, rispetto a come la singola persona fa i conti, noi quello che diciamo spesso è che studiare è uno stile, ognuno ha il suo stile di apprendimento, che è uno stile che ha a prescindere dal disturbo che ha sviluppato. Quindi se noi entriamo nella documentazione clinica di quello studente, senza però sapere lui concretamente che difficoltà incontra di fronte al testo o di fronte alla lezione particolare, da quelle carte che lui ci ha portato noi non sappiamo nulla. Quindi che cosa facciamo? Recepiamo queste carte, facciamo dei colloqui clinici, perché noi abbiamo una struttura che è costituita da quattro sezioni, la prima è quella in cui lavoro io, è la sezione accoglienza. Facciamo questa descrizione che definiamo partecipata della disabilità. Io parlo di disabilità, lo so che diciamo, sono un po' impopolare in questo, ma parlo di disabilità anche rispetto al DSA, perché se vi ricordate la definizione a cui mi sono riferita prima qual è, vi renderete conto da soli che anche un DSA può sviluppare un piccolo livello di disabilità, perché va da sé che se uno studente all'università si sente escluso, non si sente compreso nel suo stile di apprendimento, ha difficoltà a esporre, a sostenere gli esami nella maniera che gli appartiene, sta sviluppando un disagio anche emotivo. Molti drop out ci sono nel caso di studenti che presentano un DSA. Se non è disabilità quella, l'accezione che dicevo prima qual era? Una cattiva interazione dell'individuo con l'ambiente. Quindi noi utilizziamo questa stessissima struttura, cioè lo studente contatta l'accoglienza, porta la documentazione, facciamo dei colloqui clinici, da questi colloqui noi desumiamo una checklist ICF, cioè andiamo a descrivere insieme allo studente concretamente che cosa accade in un seminario, in una lezione, quando studia a casa, quando devono fare gruppi di lavoro con i colleghi che però hanno tempi diversi di apprendimento. Tutto questo è quello che noi troviamo nelle diagnosi, credo che su questo la dottoressa Bravaccio possa confermare. Allora, fatta questa descrizione, noi riusciamo a capire in pratica qual è la strategia dello studente che arriva all'università, se ci è arrivato delle capacità ce le avrà questo ragazzo, qual è la strategia che lui mette in atto per portare avanti il suo percorso di studi. Che cosa facciamo? Una volta che io faccio la descrizione e quindi tiro fuori un profilo ICF con un focus specifico, cioè quello dello studio all'università e naturalmente a casa per poi produrre esami, io presento nel corso di un incontro di staff a cui partecipano i colleghi che vi citavo prima, i pedagogisti, i tecnici, la psicoterapeuta, presento la condizione di salute di quello studente, cioè dico questo ha queste carte e l'interazione con me con il CEF è emerso questo e cominciamo a ragionare insieme su quali possono essere gli interventi da mettere in campo perché quello studente possa sostenere i suoi esami. Ora prima, e sono perfettamente d'accordo con la dottoressa Braccio, perché come centro di Ateneo molto spesso, in realtà tutti gli anni, l'ufficio scolastico regionale commissiona al centro di Ateneo dei corsi di formazione per i docenti di scuole di ogni ordine e grado, cioè noi abbiamo fatto formazione anche a insegnanti d'asilo fino ad arrivare diciamo alle scuole superiori, riusciamo un po' meno all'università, però li facciamo. Anzi, apro e chiudo parentesi, ma come è stata citata la difficoltà con le lingue straniere, a novembre che stiamo organizzando con il Centro Linguistico di Ateneo un convegno sull'insegnamento delle lingue straniere, perché questo è uno degli elementi più critici. Ma senza voler divagare, che cosa facciamo quindi? Ragioniamo su quelle che possono essere le proposte, quindi lo studente fa delle consulenze presso il nostro centro, ovviamente completamente gratuite, per individuare insieme ai colleghi eventuali strategie o se può utilizzare dei software compensativi, dispensativi per sostenere le sue proposte.
spesso devo dire che il nostro intervento si limita, ma lo metto tra mille virgolette perché non vuole essere assolutamente svalutante, si limita alla sensibilizzazione docente, il che significa che lo studente non deve comprare l'ausilio costoso, non deve pregare il docente che deve fare chissà quale stratosferico cambiamento nella sua lezione, semplicemente andiamo con il pedagogista, dal docente, a spiegargli come deve fare lezione, come deve strutturare la prova equipollente per sostenere l'esame e quali sono tutti gli accorgimenti sul piano relazionale. Certo, c'è anche lo studente più, diciamo, capace di avvalersi dell'ausilio tecnologico, ma quello è lo studente che ha scoperto la diagnosi da bambino e quindi, avendo fatto i conti fin da sempre nel suo percorso con delle modalità, come dire, anche alternative, riesce più agevolmente ad avvalersi di ausili. La diagnosi dell'adulto ci mette un po' più in difficoltà e su questo noi dobbiamo rispettare i tempi dello studente, perché proporre una modifica nello stile di apprendimento è quanto di più complicato ci possa essere, perché ognuno di noi ha la sua personalizzazione. Quindi in realtà, devo prendere il titolo del mio intervento, dal PDP al piano didattico. Molti genitori che ci contattano in questa fase, perché poi ci sono i concorsi per accedere all'università a settembre, vengono a fare degli incontri, come dire, anche di orientamento, no? Per vedere all'università. Beh, intanto restano essere fatti rispetto al fatto che all'università ci sia un centro che si prende in carico gli studenti fino, diciamo, al conseguimento del titolo, ma sono molto angosciati all'idea che alle scuole superiori c'era questo PDP e che invece all'università non è scritto da nessuna parte che il PDP c'è, e quindi qualche genitore, da qua il titolo del mio intervento, dice: ma perché non lo chiamate PDP? Perché questo è proprio il PDP. Dico: no, non lo chiamiamo PDP perché non è previsto e perché, diciamo, per noi si pone in continuità con un lavoro che va, diciamo, avanti da molto più tempo, ma che di fatto è un PDP. Quindi non so se sono stata nei tempi e se, diciamo, ho risposto un po' a quello che era anche la preoccupazione. Posso solo aggiungere una cosa? Comunque noi funzioniamo come le scuole, nel senso che noi abbiamo anche noi referenti per i disturbi specifici dell'apprendimento. Io per esempio sono referente del mio dipartimento, quindi noi funzioniamo tale e quale a una scuola superiore, solo che ci sono loro che poi noi fanno... come tecnici, però la ringrazio perché mi ha dato questo è giusto per dire che c'è una continuità poi. Sì, in ogni, prima si parlava di facoltà, oggi non sono più facoltà, in ogni dipartimento o scuola del che fa capo, diciamo, all'università, c'è un referente per l'inclusione. Quindi il nostro pedagogista si interfaccia sistematicamente con il referente, oggi forse in alcuni casi un po' meno perché abbiamo ormai una storia all'interno dell'Ateneo, quindi ognuno di noi ha anche realizzato dei rapporti ormai personali, quindi è chiaro che se il docente già l'hai contattato 10 volte non fai sempre l'iter attraverso il docente referente, c'è il canale diretto, però l'università è organizzata in questo modo. Quindi abbiamo dei docenti referenti per l'inclusione che si interfacciano con noi. Un'altra cosa che volevo aggiungere e poi chiudo, molto spesso le persone che ci contattano sono molto preoccupate del fatto che poi quando mi laureo questa cosa rimane scritta che io ho un DSA, veramente ce la fanno anche per la disabilità la domanda, ma che ho un DSA, che ho utilizzato i servizi. Assolutamente no, perché il tutto avviene nell'ottica naturalmente della privacy, quindi nessuno saprà mai sulla pergamena finale di avere contattato il Sinapsi e soprattutto poi, mentre per le scuole, fino alle scuole superiori ci sta la possibilità dell'obiettivo minimo, l'obiettivo massimo, eccetera, all'università questo non esiste. C'è tanto, noi facciamo tantissimo sull'individuazione di quelle che sono le misure, gli accorgimenti, tutto è altamente personalizzato. Una cosa però, su questo siamo noi che andiamo dal docente a chiederlo, non sconti, assolutamente non chiediamo mai che uno studente possa portare una dispensa in più o in meno, ma quello che noi, infatti molto spesso i docenti, ma se io poi mi rendo conto che la preparazione non è eccezionale, i voti vanno sempre dal 18 al 30. Se
se merita, merita, se non merita, non merita. E infatti, insomma, abbiamo anche dei nostri bocciati. Grazie. Grazie, grazie, dottoressa. Ci avviciniamo, insomma, al convegno volge verso la fine e ci accompagneranno verso la fine di questi lavori il dottor Maurizio Saliva e la dottoressa Federica Salvatore, che affronteranno in modo più puntuale quelli che sono gli aspetti legati alle tutele. Sempre volendo risintetizzare un pochino quello che abbiamo detto finora, la legge 160 del 2010, che viene con un po' l'avvocato, nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico, riconosce e tutela gli studenti con DSA. E cosa prescrive? L'abbiamo detto, ma ricapitoliamo. Che sia garantito il diritto all'istruzione, che sia favorito il successo scolastico anche attraverso misure didattiche di supporto, che sia garantita una formazione adeguata e promosso lo sviluppo delle potenzialità, non una promozione facile, che siano adottate forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità formative e infine che siano assicurate uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. E qui veniamo a quelle che sono le note doventi, perché ritorniamo sempre ai precedenti: a fronte di un'enunciazione di diritti non sempre poi ci sono le conseguenze che ci attendiamo. E perché, purtroppo? Perché non ci sono le coperture finanziarie necessarie a sostenere, ce lo siamo detti, nel caso in questione, da una parte l'istituzione scolastica, dall'altra parte le famiglie. Inoltre aggiungiamo, le leggi più recenti in realtà tutte tendono sempre a salvaguardare il bilancio statale, sono leggi a costo zero, sempre, e quindi non prevedono i trattamenti economici a favore degli interessati. Il DSA, inoltre aggiungo, è stato ampiamente precisato, lo ripetiamo, non è deficit, non è sinonimo di un deficit intellettivo. E di conseguenza la presenza di un DSA non dà diritto ad una certificazione di invalidità. Prima la dottoressa diceva che parliamo di disabilità, ma qui le parole pesano e pesano tanto, perché noi oggi abbiamo delle leggi, delle norme che riconoscono degli aiuti anche economici, ma in presenza di invalidità, che è tutt'altro. Non ci arrestiamo di fronte alle parole, perché le parole devono essere sempre poi, insomma, lette, applicate, comprese anche nell'ambito dei contesti in cui ci troviamo e anche lì in chiave evolutiva sostanzialmente, perché purtroppo ci ritroviamo con una situazione nella quale la legge 170 è una legge del 2010 che quindi è successiva a delle leggi che quando hanno scritto di invalidità ancora non avevano dei riferimenti e dei dati clinici specifici, delle indicazioni su che cosa potesse essere un DSA, e che accanto alle invalidità si accostano e si avvicinano semplicemente dei disturbi che meritano le medesime attenzioni. Oggi purtroppo permangono dei dubbi su quella che è la possibilità per un soggetto DSA di conseguire quelli che sono dei benefici economici che dovrebbero essere attestati a favore delle famiglie proprio affinché siano assicurate, ricordiamo la legge 170, quelle uguali opportunità di sviluppo delle capacità in ambito sociale e professionale. Si pensi solamente ai costi per i materiali compensativi, si pensi ai costi per sostenere le strategie di studio più appropriate per uno studente che ha un DSA, che non dovrà affrontare un'altra famiglia che ha uno studente con DSA. Noi dobbiamo creare, offrire, lo Stato in realtà, non noi, noi sollecitiamo che insomma ci siano dei chiarimenti. Quali operatori del diritto sappiamo che purtroppo il dato normativo è sempre in rincorsa rispetto a ciò che invece sono le esigenze sociali e quindi è sempre in ritardo rispetto alle nuove necessità, insomma alla scoperta tra virgolette di quelli che sono nuovi diritti, insomma all'esplicitazione.
L'unica possibilità per sbloccare sostanzialmente queste situazioni che restano incresciose, quindi spesso, è il tribunale. Per questo oggi incontro qui la sede, insomma, i diritti, in qualche modo, prima se ne parla nella società, prima se ne discute, e poi, insomma, il primo riconoscimento non è la legge, tante volte è proprio attraverso il tribunale che interviene a sopperire a quelle che sono carenze del legislatore. E quindi con quelli che sono anche i soggetti che operano nel tribunale, gli avvocati, il medico legale, ma tutti gli esperti che si affiancano nella costruzione sostanzialmente di un atto attraverso il quale si chiede al tribunale di riconoscere un diritto dove magari la legge ancora non è intervenuta. Quindi se oggi noi possiamo parlare di riconoscimento di indennità di frequenza, e vediamo alla fine insomma dei nostri interventi, a favore dei minori anche solo con DSA, lo dobbiamo dire grazie sostanzialmente a ciò che questi operatori fanno e che in qualche modo attraverso un'interpretazione costituzionalmente insomma orientata rispetto a tutto ciò che abbiamo detto, hanno in qualche modo interpretato i termini di una legge, la 289 del 90, che di gran lunga antecedente alla legge ultima, quella che ha previsto il DSA. Quindi immediatamente do la parola al dottor Saliva, che ci apre su uno sguardo insomma, su questo nuovo argomento, quello delle tutele, e procediamo. Prego, dottore. Allora, buonasera a tutti, sono un medico legale per cui fino adesso abbiamo sentito i clinici, abbiamo sentito tutte le personalità che hanno la possibilità di riconoscere il DSA e il medico legale con il quale dovrebbe valutare eventualmente il DSA e eventualmente riconoscere la possibilità di avere il diritto di indennità di accompagnamento. Prima di questo, quello che a me solitamente piace quando ci sono dei convegni è che alcune stimolazioni diciamo di conversazione dialettica vengono proprio da chi precede molto spesso, non solo perché poi la parte che in una maniera o nell'altra va a verificare se effettivamente il diritto debba essere riconosciuto o meno rispetto a ciò che è stato richiesto in sede di commissione e poi o negato dalla commissione o maggioranza, ma anche perché il tribunale è la sede dove in origine saliva sullo scalino il tribuno. In questo caso sono saliti tutti gli insegnanti che secondo me sono il fondamento della società civile e vi devo dire che sono molto vicino gli insegnanti per tutto ciò che passano rispetto alle aggressioni ormai non solo più verbali ma anche fisiche, perché giornalmente si apprendono queste notizie. Un'altra cosa che ho notato è che tutto questo, tutto quello di cui andremo a parlare, soprattutto di alcune sollecitazioni rispetto al consulente tecnico, dal mio punto di vista sono di assoluto rilievo. Successivamente vi dirò anche il motivo rispetto alla consulenza tecnica d'ufficio e a quella che riguarda più da vicino agli avvocati. Ma comunque secondo me non si può non partire dai numeri e i numeri attualmente dei DSA sono numeri assolutamente importanti e sono in costante crescita. Allora, i numeri sono in costante crescita. Gli ultimi dati che sono riuscito a reperire nel 2015 hanno un trend in ascesa notevolmente superiore ed è un dato assolutamente importante. C'è un riconoscimento nel 2015, quindi parliamo di 3 anni fa, di DSA per 186.803, è un dato importante, ma vi devo dire la verità, secondo me non è nemmeno reale, perché il numero è notevolmente superiore. Perché molte realtà non vengono riconosciute, molti bambini purtroppo non hanno il sostegno scolastico che invece dovrebbero avere e la realtà meridionale è sicuramente differente da quella del nord, quindi ce lo stiamo a nascondere. Ora,
un'altra cosa importante che forse proprio attraverso questi incontri c'è la possibilità di riconoscere quanto non solo la scuola ma anche i genitori abbiano un ruolo fondante nel riconoscimento degli SIA e quindi richiedere tutto ciò che da ogni punto di vista è dovuto, come sempre. Ma andiamo rapidamente alla nota dolente, che è la possibilità del riconoscimento di questa indennità economica, riconosciuta da una legge che addirittura del 1990, ma se vi devo dire la verità, sia la 289 del 90, ma anche la 104 del 92, che è vero, parla di handicap, però a ben vedere era il 1992 e questa è del 1990, quando, non lo voglia nessuno, quando i giuristi riuscivano a guardare un po' avanti. Magari oggi diremmo che sbagliavano la terminologia, non riuscivano a identificare bene alcune patologie, però almeno le prendevano in considerazione, effettivamente i bisogni dei cittadini. Ma qual è il problema? Il problema è, prima di tutto, fare una domanda per un'indennità di frequenza significa superare un grosso gap. Qual è il primo grosso gap? Fare una domanda di invalidità civile, cosa che molti genitori non accettano assolutamente perché non riescono a riconoscere il proprio figlio come un invalido. E questo è il primo gap importante. Un altro gap molto importante è quello che allo Stato purtroppo le commissioni di invalidità civile non prevedono una differenza tra commissioni per infra diciottenni e commissioni per maggiorenni o ultra 65enni. Questo dal mio punto di vista è già un grosso gap valutativo, che tra l'altro è stato più volte anticipato anche ai funzionari regionali perché si prevedesse che le commissioni fossero commissioni dedicate, perché la commissione dedicata consente una valutazione che sia più ampio respiro e quindi prevede al suo interno gli specialisti dedicati, cosa che invece avviene in quell'altra legge che è la legge dell'handicap, la 104 del 92, che ha previsto, oltre all'integrazione come componente effettivo dell'assistente sociale, ma anche in quel caso ha specificato che vi dovesse essere lo specialista competente per la materia. Ecco, mi permetto di dire che attualmente purtroppo le commissioni per come sono composte non possono sempre prevedere la presenza dello specialista della materia. E questo è il primo grosso gap nell'ambito valutativo, perché la commissione, allora vi faccio un breve excursus rispetto a quella che è l'iter che viene compiuto. La famiglia va dal medico curante, non so se lo sapete, lo ripetiamo insieme, magari va dal medico curante che redige un certificato. Il certificato è telematico e la domanda poi potrà essere fatta o dallo stesso medico o da un patronato che lo invia all'INPS. L'INPS lo invia telematicamente all'ASL. Ora, nel calderone delle domande è un po' difficile che l'ASL e quindi la commissione possa compiere un discrimine tra coloro i quali dovrebbero essere visitati con una commissione composta con uno specialista della materia, per cui a volte subito dopo magari una persona che è stata visitata per problematiche le più diverse, ma magari anche un anziano, si trova a dover valutare una certificazione magari anche neuropsichiatrica per un bambino che presenta un DSA e viene chiesta indennità di frequenza. Vi renderete conto come rispetto ai numeri, che sono numeri grandi, quelli che si rivolgono al diritto non solo costituzionale dell'educazione, ma anche a quel diritto di vedersi riconoscere un'identità di frequenza, a volte venga in maniera non automatica mai, ma non adeguatamente valutata. E quindi questo è uno dei primi problemi che si potrebbero avere, ma non solo, ce n'è anche un altro, perché è vero, l'identità di frequenza può essere riconosciuta dall'ASL,
ma quel bye-bye dell'ASL purtroppo è solo una proposta valutativa che poi dovrà essere validata da una commissione superiore, che è quella dell'INPS. Allora, ora ce lo diciamo fuori dai denti, tutto ciò che prevede un riconoscimento economico per l'INPS è una luce rossa. E dovete sapere purtroppo che in Campania l'area metropolitana napoletana, quindi Napoli, provincia, Napoli, Napoli 1, Napoli 2, Napoli 3 Sud, sono l'unica realtà effettiva dove le commissioni, quindi le domande di verità civile, vengono prima validate in commissione ASL e poi vanno all'INPS, perché nelle altre province della regione Campania è l'INPS che è controllato il controllore di se stesso, e molto spesso quelle stesse commissioni non sono adeguatamente formate né composte. Non solo, il cittadino, quindi il genitore, dovrà oltre a produrre la documentazione neuropsichiatrica idonea a formulare la diagnosi di DSA, dovrà dimostrare che quel trattamento ha una necessità di incontri periodici. Senza quell'attestazione non verrà riconosciuto nulla. E, diciamo, l'ambito della burocratizzazione e il tentativo attraverso tutte queste carte di far diciamo, perdere la voglia a un genitore è assolutamente frequente, verosimile, non deve ci siamo. Già un genitore che ha deciso di superare il gap di fare una domanda di invalidità civile per il proprio figlio è un grosso gap. Ma purtroppo così è, perché la legge è ormai datata, molto datata, così come sono datate le tabelle di legge, perché anche le tabelle di legge fanno riferimento al 1992. Epoca in cui i DSA non potevano essere così conosciuti come sono tuttora. E quindi anche la modifica delle tabelle di legge potrebbe consentire una, diciamo, un aggiornamento valutativo da parte delle commissioni. Ma cosa succede poi nel momento in cui uno di questi due, l'ASL o l'INPS, in seconda battuta non ha riconosciuto l'indennità di frequenza, quindi non si è riportata a quello che era la richiesta iniziale, seppur adeguatamente certificata, si fa ricorso giudiziario. Attraverso il ricorso giudiziario c'è un altro problema. E l'altro problema, mi dispiace se è andato via il presidente della sezione, però c'è la dottoressa, e mi fa piacere che ci sia qualcuno che possa comprendere che a volte quel CTU nominato deve avere più competenze di almeno 7 medici, cioè da solo deve essere più competente di 7 medici. Purtroppo attualmente gli albi sono tra l'altro parzialmente sguarniti di specialisti in medicina legale, perché l'INPS li ha fatti quasi tutti suoi. Ma dal mio punto di vista, per quanto riguarda una domanda finalizzata a un'indennità di frequenza, non può non prevedere, così come ha fatto la legge Gelli per altri ambiti, non può non prevedere che al medico legale sia affiancato lo specialista che necessariamente può aiutarlo in una verifica, perché altrimenti il CTU, che è uno specialista in medicina legale, io sono uno specialista in medicina legale, non posso fare una diagnosi, devo solo fare una valutazione, e questo è il problema. Il medico legale valuta nell'ambito dell'invalidità civile valuta e deve fare anche un grosso discrimine, perché le tabelle di legge, dovete sapere, che sono state percentualizzate in funzione della capacità lavorativa generica, cosa che non è assolutamente pensabile quando si deve trovare a valutare un bambino di 5 anni, eppure quelle sono tabelle di legge. E a volte alcuni magistrati chiedono di fare riferimento ai codici.
e vi renderete conto che chi ha un minimo di dimestichezza valutativa ha delle vere difficoltà. Allora, mi permetto di sollecitare che in alcuni casi, oltre alla capacità dello specialista in medicina legale o di un medico che abbia le stesse competenze medico-legali, magari si proceda a una valutazione o a affiancare uno specialista in maniera tale che la valutazione possa essere la più corretta possibile, perché quella valutazione poi dovrà contrastare in prima istanza il medico dell'INPS, perché il medico dell'INPS c'è sempre o quasi sempre che deve fare gli interessi della propria parte, un po' come i fiduciari assicurativi, per cui tenderà a evitare che ci sia quel riconoscimento, rendendo fittizio ogni tentativo effettivo che quel riconoscimento sia, insomma, in qualche maniera adeguatamente valutato. Ora, per quanto riguarda gli altri aspetti, quindi oltre a quello del CTU, e quindi mi permettevo di sollecitare questa discussione su queste cose, poi mi chiedevo, questo è un pensiero mio, sentivo prima il correttore automatico. Io ultimamente, ma questo è un problema mio, non lo so, ma mi rendo conto che col computer scrivo discretamente bene, con la penna inizio a scrivere con difficoltà, perché purtroppo sempre più spesso, nel momento in cui ho una difficoltà, ho uno smartphone o il computer che mi aiuta a ricordare, e quindi faccio uno sforzo mnemonico molto più molto inferiore, vado subito a verificare se magari lì vale la doppia o non ci va la doppia, perché altrimenti tanto c'ho il correttore automatico. Mi chiedo sino a che punto poi un bambino che ha a che fare con smartphone, computer e tutto il resto, nel momento in cui si autocorregge o perlomeno trova il suo correttore ideale, è una mia domanda, sino a che punto poi non si corre il rischio di isolarsi sempre di più, perché purtroppo la tecnologia, anche per quanto riguarda me come medico legale, a volte mi crea dei grossi problemi anche in ambito valutativo. Ecco perché dicevo, purtroppo il medico legale è soprattutto un valutatore, perché spesso di fronte non c'è sempre lo specialista capace, c'è anche quello che è figlio del dottor Google, che ormai perversa un po' ovunque. Il dottor Google me lo trovo dietro l'angolo ogni volta, ed è l'amico fidato di tutti quanti, e poiché a me piace, forse sono figlio di un'educazione un po' antica, nel senso che mi piace la comunicazione e quant'altro, mi farebbe piacere che gli insegnanti, tutti coloro i quali sono qui, non rimangano ormai in un cloud che dà un'idea ma non ha una realtà vera, perché è sempre più frequente che purtroppo ci si trova tutti uniti, però non c'è effettivamente la possibilità di valutare effettivamente ciò che deve essere fatto. E quindi, infine, per quanto le leggi ci siano, quindi la 289 del 90, ma anche la 104 del 92, perché la 104 del 92 già gli articoli 12 e 13, è vero che parla di insegnamento degli insegnanti di sostegno e quant'altro, però parla sempre di inclusione scolastica, cioè a dire, già nel 90, già nel 92, si pensava che il fondamento della crescita fosse la capacità della società attraverso la scuola di comprendere il bambino che oggi diremmo presenta un disagio, una disabilità, quello che vogliamo. Il problema è che andiamo a step troppo a lungo, perché dal 92 siamo passati alla 170 del 2010, siamo passati appena 18 anni, e nello stesso tempo purtroppo non c'è stato alcun adeguamento tabellare rispetto a ciò che è stato effettivamente studiato e tabellato attraverso la 170, per cui mi sento di dire che a volte
vero, le commissioni non rispecchiano il nostro pensiero, ma il nostro pensiero purtroppo, i medici legali e le commissioni non possono genericamente valutare se non facendo riferimento a delle tabelle che siano tabelle di legge. Grazie. Contornati da professionisti di alto rango, ma noi famiglie,
largamente intese, spesso ci troviamo a combattere come Don Chisciotte contro il miglioramento. Fermo restando che io personalmente, sia come mamma, sia come insegnante, sia come professionista esperta di DSA, quindi presidente del DSA, io non trovo assolutamente corretto da parte delle istituzioni il fatto che si continui a giocare sulla pelle dei nostri bambini, perché questo non può essere fatto con il nostro, come dovrebbe essere il nostro. E quindi fortemente ringrazio tutti i componenti del tavolo, perché questo è quello che dobbiamo fare, cioè devono venire fuori i problemi, ma poi si devono risolvere. Cioè le tabelle, le cose inadeguate per i nostri bambini, perché non si può categorizzare un bambino con una tabella, con un parametro che è stato fatto per altro. Ecco, questo per me, io non sono un professorone, io sono una maestra e mamma. E per me questo non va bene. Chiedo scusa, ma lo dovevo dire. Partire innanzitutto dalle parole del dottor Saliva, che ha iniziato il suo intervento proprio dicendo: ascoltare chi ci precede ci dà stimolo per andare oltre, anche per confrontarci su un argomento come questo, tanto delicato quanto complesso, perché manca una risposta precisa da parte della legge. Questo legislatore non ha risposto, ma non risponde ancora adeguatamente. La legge 170, abbiamo detto che ci precisa che agli studenti con DSA devono essere garantite adeguate forme di verifica e valutazione in ambito scolastico, hanno diritto a misure didattiche di supporto, forme di studio alternativo o strumenti anche di supporto. Preciso, non hanno diritto all'insegnante di sostegno, chiariamo questo aspetto. La confusione a volte si ingenera perché per vedersi riconosciute quelle che sono le indennità economiche si categorizza il DSA in qualche cosa che non è DSA, perché abbiamo la parolina che troviamo nella norma specifica che non è adeguata a quello che è lo sviluppo sociale, a quelle che sono le nuove conoscenze e competenze, tant'è che per avere quei diritti, quel sostegno economico di cui le famiglie c'è poco da fare, non abbiamo tutte le medesime competenze, non abbiamo tutte le medesime possibilità economiche, non tutti possiamo, insomma, da soli, senza anche un intervento, insomma, dell'istituzione e dello Stato, sostenere in modo adeguato quella che è la crescita dei nostri ragazzi. Qui è uno sforzo che si è chiesto sempre durante tutta la storia della nostra legislazione, anche prima, sempre ai nostri tribunali. Abbiamo tribunali oberati di cause, abbiamo centinaia, il tribunale di Nola si trova in una condizione d'affanno perché serve una popolazione, mi pare di oltre 30 comuni, con una densità abitativa enorme. Quindi purtroppo anche le risposte, nel momento in cui, come presso l'INPS, come presso l'ASL, come ci faceva presente il dottore, non è che arrivano pochi casi e quindi sempre si riescono, però questo momento, questi convegni, questi confronti servono a sollecitare quei protocolli, quegli sforzi che noi chiediamo anche da un punto di vista di conclusione in questo intervento alla dottoressa Federico Salvatore, magistrato della sezione lavoro e previdenza del tribunale di Nola. Indennità di frequenza per DSA, stato della giurisprudenza, dottoressa. Vabbè, innanzitutto volevo ringraziare le persone che mi hanno invitato a partecipare a questo incontro, perché per noi, soprattutto che lavoriamo in questa realtà, sono delle occasioni preziose di crescita e di apprendimento che il lavoro quotidiano spesso non ci consente, e quindi per me è stata veramente anche la scoperta di un mondo, anche con sorpresa, sentendo poi alcune considerazioni anche diciamo fatte non apertamente da altri relatori, cioè nel senso di sentire dire
che presso il policlinico ci sono liste di attesa di un anno per la diagnosi di questo disturbo, quando in realtà noi nella sezione lavoro del Tribunale di Nola, almeno a quanto mi consta, non abbiamo una sola domanda di indennità di frequenza. Almeno per quanto mi risulta, a me non sono capitate, non ne sono tantissime, o forse di questo faccio anche una nostra responsabilità, e se mi è consentito anche una responsabilità agli avvocati, di non avercele adeguatamente segnalate a questo punto, in modo da potergli dedicare l'opportuna trattazione e anche l'opportuna attenzione, perché rispetto a quello che diceva la dottoressa Pico, cioè l'opportunità che la legge 170 del 2010 ha dato, se mi è consentito a questo punto sarei dire che è stata un'opportunità mancata, perché è vero che dopo anni di attenzione medica al passatemi il termine, a questo fenomeno, proprio per non chiamarlo patologia, la legge ha dato un riconoscimento, però la limitazione di questo riconoscimento solo in ambito scolastico e anche l'impostazione della norma, della legge, con tutte le norme che si vuole totalmente discostare sia dai concetti di invalidità, perché espressamente all'articolo 1 dice che si tratta di soggetti con capacità intellettive e cognitive piene, in un certo senso pregiudica, almeno a livello amministrativo, quella che può essere la tutela piena anche dal punto di vista economico di questo fenomeno, perché ovviamente al di là di quello che può essere il compito di un magistrato di interpretare le esigenze della società anche a livello della Costituzione e delle norme internazionali che anche ci sono e che ci consentirebbero una lettura evolutiva delle norme, ovviamente a livello amministrativo questo non è possibile, e purtroppo finché non vi è una legge che intervenga in modo chiaro, più chiaro, a disciplinare questo fenomeno, mi rendo conto che a livello amministrativo, se questi disturbi non sfociano in una patologia in senso invalidante, appunto come si è sempre intesa, difficilmente a livello amministrativo potranno trovare un adeguato riconoscimento. Una prima, diciamo, sotto il profilo delle forme di tutela, c'è da dire che un'attenzione della giurisprudenza si è avuta anche dalla parte della giurisprudenza amministrativa, anche prima dell'emanazione della legge 170 e poi anche dopo la legge stessa, sotto il profilo del risarcimento del danno, quindi anche questo potrebbe essere un supporto economico alle famiglie, nel senso che i giudici amministrativi sono proprio intervenuti, ad esempio valutando ipotesi di mancata ammissione di questi ragazzi affetti da DSA agli esami di Stato, alle prove invalsi, oppure di valutazione di mancato superamento dell'anno scolastico, riconoscendo, censurando le decisioni della scuola, dell'istituto, e riconoscendo un risarcimento del danno che possa essere un danno sia di carattere non patrimoniale legato appunto al disagio, e se vogliamo il tribunale amministrativo lo qualifica proprio come lesione dell'autostima che queste decisioni possono avere sui ragazzi, sia dal punto di vista economico. Queste azioni tuttavia hanno dei presupposti giuridico-normativi che in un certo senso, da un lato, non agevolano quello che è il riconoscimento del diritto e dall'altro lato, a mio modo di vedere, intervengono sotto un profilo di tutela ex post, cioè quando ormai, diciamo, il danno è già stato fatto, che si ristora il danno, ma se da un lato può ristorare quello che è un danno economico, eventualmente per una logopedia o per un costo di una terapia sostitutiva ad un mancato intervento della scuola, possa essere un ristoro effettivo, mi rendo conto che dal punto di vista del ristoro del danno patrimoniale, certamente di fronte a un ragazzo che si è visto non ammettere all'anno successivo o non ammettere ad un esame di maturità o ad un esame di terza media, possa avere degli effetti che certamente non appaiono sufficienti.
E quindi passo ad esaminare più nel dettaglio quella che è la disciplina che invece è prevista dall'ordinamento sotto il profilo assistenziale e quindi di quegli aiuti che lo Stato riconosce a tutela appunto sì dei soggetti invalidi, ma mi sento di dire anche di soggetti che si trovano in situazioni anche economiche e sociali svantaggiate nel senso appunto di svantaggio rispetto ad altri soggetti, cioè come termine di comparazione, non come termine dispregiativo. E anche in questo senso, secondo me, il concetto di disabilità, che poi dalla legge 104 è stato sempre ricondotto per le ragioni storiche della norma ad un concetto di invalidità, di minorazione psichica o fisica, potrebbe essere letto in senso costituzionale proprio in senso di letterale del termine, etimologico, cioè di diversa abilità, quindi di norme che tutelano non solo le minorazioni in senso medico legale, ma proprio delle diverse abilità. In questo senso, oltre le norme costituzionali che già sono state richiamate, il diritto all'istruzione, che sicuramente è fondamentale, principio di eguaglianza, anche l'articolo 2 della Costituzione potrebbe essere un supporto per riconoscere queste prestazioni economiche anche in casi di disturbi dell'apprendimento che non presentano una gravità tale da sfociare poi appunto in delle vere e proprie disabilità o in delle vere e proprie patologie invalidanti, in quanto l'articolo 2 appunto garantisce i diritti inviolabili dell'uomo come singolo e nelle formazioni sociali dove si svolge la personalità e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Quindi questa norma, che è proprio anche la norma di inclusione per eccellenza dei cittadini all'interno del sistema sociale, mi sentirei di dire che potrebbe essere uno degli strumenti utilizzati per un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. La stessa convenzione del 2006, la Convenzione delle Nazioni Unite, che proprio riguarda le disabilità, in realtà più specificamente, tra i punti programmatici e le finalità della norma ha proprio previsto la necessità di intendere questo concetto di disabilità in senso evolutivo e individuando anche poi un osservatorio proprio per l'integrazione dei soggetti con queste disabilità. Ora, queste norme, sia di carattere interno che di carattere europeo, potrebbero sicuramente essere utilizzate a supporto. Tuttavia, potrebbero essere utilizzate a supporto per superare, rispetto alla previsione della legge 289, quello che è il primo dei, diciamo, requisito che la norma prevede, perché l'articolo 1, che è quello che individua i soggetti che hanno diritto ad ottenere l'indennità di frequenza, prevede che appunto i benefici spettano agli invalidi civili minori di anni 18 a cui siano state riconosciute delle difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della proprietà, oltre poi in via alternativa per minori che hanno problemi focustici al di sopra di una determinata soglia. Ora, ovviamente, per comprendere la norma, come anche il medico legale che è intervenuto precedentemente già accennava, questo riferimento agli invalidi civili, pure letteralmente presente, va comunque letto nella evoluzione storica della norma, che trova la sua origine in quella che prima del 90 era la storia di questa prestazione, che si trovava come assegno di accompagnamento
all'interno della stessa legge prevista per gli invalidi civili maggiorenni. Quindi inizialmente, quando il legislatore si è occupato di questi soggetti minori, aveva, anziché creare una legge ad hoc che poi aggiungesse un qualcosa in più rispetto all'invalidità civile, a quelle che sono le tabelle dell'invalidità civile a cui si faceva riferimento, aveva proprio previsto la prestazione all'interno della legge sull'invalidità civile. Naturalmente quando questa norma è stata abrogata e poi è stata sostituita, è stata abrogata dalla legge 508 dell'88 e poi è stata sostituita da questa previsione del 90, il legislatore anche qui da un lato ha sentito l'esigenza di individuare una norma ad hoc per queste difficoltà dei minori, che devono avere un'attenzione diversa rispetto alle difficoltà del soggetto maggiorenne, ma dall'altro lato non è riuscito, anche perché, come veniva già sottolineato, all'epoca di disturbi dell'apprendimento non si parlava neanche, e quindi ovviamente il legislatore non è che poteva prevedere e regolamentare un fenomeno sociale che all'epoca non era previsto, ha lasciato questo riferimento agli invalidi civili. Ora, la Corte Costituzionale, se un altro argomento oltre appunto la Costituzione in sé è le norme comunitarie, internazionali, un altro argomento che potrebbe essere utilizzato per superare questo dettato normativo e quindi questo riferimento all'invalidità ci viene fornito anche dalla Corte Costituzionale, che in una sentenza del 2000 scusate ma io ho una memoria che con i numeri è scarsa, no, allora sono anch'io, avrò qualche problema. Allora, una Corte Costituzionale nel 2011 valutando la possibilità di concedere l'indennità di frequenza in favore dei soggetti extracomunitari, ha evidenziato secondo me un dato importante, e cioè che questo istituto, cioè l'indennità di frequenza, è un istituto a carattere polifunzionale, ossia è volto, dice proprio la Corte Costituzionale, a soddisfare i bisogni non soltanto sul versante della salute e della perdita o diminuzione della capacità di guadagno di questi soggetti, ma anche su quello delle esigenze formative e di assistenza, destinato a consentire il concreto soddisfacimento di bisogni primari inerenti alla tutela della persona umana, che è compito della Repubblica promuovere e salvaguardare. Ora, secondo me appunto proprio la ratio della norma, al di là del dato letterale, che è uno ovviamente l'interpretazione finalistica della ratio della norma, è uno di quei criteri interpretativi che può orientare l'interprete nell'ampliare quello che è il dato normativo, la ratio della norma potrebbe soccorrere all'interprete fino a che non intervenga un nuovo input normativo chiarificatore, magari prevedendo accanto alle due ipotesi espressamente previste, la terza ipotesi appunto potrebbe valere a consentire questo riconoscimento. Ed effettivamente devo dire che ci sono stati dei precedenti giurisprudenziali, per lo più al nord Italia, che hanno in modo anche a volte non del tutto forse consapevole, mi sia consentito dirlo, hanno riconosciuto l'indennità di frequenza in caso di accertamento medico-legale di disturbi dell'apprendimento. Tuttavia, nella valutazione compiuta da queste pronunce rispetto al giudizio, alla valutazione medico-legale che è stata fatta dal consulente, di cui necessariamente il tribunale si deve avvalere per poter valutare la presenza di questi disturbi nei soggetti, in quanto noi ovviamente non ne abbiamo le competenze, un minimo queste pronunce si sono comunque ricondotte nell'alveo della norma, e quindi hanno riconosciuto
riconosciuto, almeno questo è lo stato attuale della giurisprudenza, hanno riconosciuto l'indennità di frequenza nelle ipotesi in cui il disturbo si sia manifestato come grave, quindi non ogni disturbo dell'apprendimento, ma soltanto se grave. Per lo più in molte di queste pronunce si trattava di copresenza di più disturbi, quindi non di uno soltanto dei disturbi, ma in presenza di più disturbi tale da consentire una valutazione di gravità. Non tutte e quattro necessariamente, sì, cioè dislessia, disortografia, disfagia, cioè anziché solo soltanto un problema, magari anche facilmente emendabile, queste pronunce fanno riferimento alla presenza, appunto, a una certa gravità riscontrata in questi disturbi, che ovviamente risponde pienamente a quello che è il dato normativo, cioè il soggetto affetto da questi disturbi indubbiamente ha delle difficoltà a svolgere i compiti propri della sua età, che sono appunto quello di studiare o anche banalmente nella vita esterna quello di effettuare un calcolo oppure di scrivere qualcosa. E quindi appunto hanno riconosciuto l'indennità di accompagnamento in presenza di questa gravità, in presenza di uno specifico collegamento causale in senso di determinismo, cioè tra questa difficoltà e poi il disagio sociale attentivo e nella vita poi di relazione del minore che si ripercuote. Quindi diciamo questi disturbi devono essere poi stati ulteriormente causa di un disagio, ovviamente, cioè di una difficoltà del minore comparativamente considerato di effettuare le attività che normalmente i soggetti di pari età svolgono con maggiore facilità. E l'ultimo dato sul quale anche volevo soffermarmi, che alcune pronunce evidenziano, è stato quello della persistenza. Su questo la giurisprudenza è anche molte volte intervenuta per distinguere l'indennità, i presupposti medici dell'indennità di frequenza rispetto a quelli dell'indennità di accompagnamento. In quanto mentre la norma sull'indennità di frequenza parla di difficoltà persistenti, la norma sull'indennità di accompagnamento parla di permanente impossibilità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita. E questo già di per sé porta appunto a far comprendere quella che è anche la differente finalità dell'istituto, perché in un caso si tratta di riconoscimento di un beneficio economico per una patologia anche non facilmente emendabile, cioè come c'è stato detto dal disturbo dell'apprendimento non si guarisce, però ove correttamente compensato consente al minore prima e poi anche al soggetto maggiorenne di svolgere tutte le attività della vita. Ovviamente l'indennità di accompagnamento presuppone non un disturbo dell'apprendimento ma una menomazione cognitiva che conduce il soggetto ad una permanente incapacità, cioè non emendabile. E quindi sotto questo profilo della persistenza ho notato che alcune pronunce della giurisprudenza di merito hanno riconosciuto sotto questo profilo, non so, poi non ho avuto ancora bene modo di rifletterci se in che termini condivisibilmente hanno riconosciuto l'indennità di frequenza solo lì dove sia stato accertato dal consulente nominato che questo disturbo ha carattere di persistenza, cioè anche ove siano stati adottati degli strumenti, tuttavia rendono l'abilità del soggetto nel compiere le attività della sua età differente rispetto a quella degli altri soggetti. Quindi vabbè, fatta appunto questa premessa normativa, mi sento di dire che gli spazi per la tutela dal punto di vista giurisdizionale ci possono essere e le pronunce di merito che ci sono state dimostrano appunto che questo lo consente. Sicuramente la strada che le famiglie devono percorrere per avere questo aiuto economico,
rendendo conto che non è semplice e che probabilmente anche per evitare alle famiglie, al minore, quello che è un percorso anche psicologicamente impegnativo, che è l'accesso al tribunale, oltre che costoso, perché comunque l'accesso al tribunale presuppone anche ulteriori costi che sono quelli di una difesa tecnica, sarebbe comunque auspicabile un intervento normativo che a fronte del riconoscimento di diritti poi prevedesse delle specifiche tutele anche appunto in termini economici. Dagli ultimi interventi, insomma, sta venendo fuori un quadro per il quale spesso si, più che pretendere il riconoscimento di un diritto, c'è la rinuncia di un diritto in considerazione della difficoltà di perseguirlo. Ambito universitario, mi iscrivo o non mi iscrivo facendomi riconoscere come DSA? Solo pensiero di poter essere identificato come un non abile spesso priva lo studente di tutti quelli che sono dei supporti di sostegno che favorirebbero un suo percorso scolastico sicuramente molto più veloce e più adeguato a quelle che sono le abilità possedute. Indennità di frequenza rispetto alla famiglia? La chiedo o non la chiedo? Abbiamo un quadro normativo talmente, insomma, partiamo dal dato amministrativo, abbiamo il problema economico, abbiamo il problema dell'assenza, insomma, i numeri enormi, si rinuncia a domandare, si rinuncia ad arrivare in tribunale, tant'è che le domande sono poche, insomma. Però si rinuncia, abbiamo detto, ad un diritto. Facciamo attenzione. Nel momento in cui si rinuncia ad un diritto, ogni volta che la singola famiglia rinuncia a perseguire quel diritto, il singolo soggetto rinuncia anche a un'evoluzione normativa, perché se questi casi devono essere posti all'attenzione del legislatore, che abbiamo detto interviene sempre in ritardo, lo possiamo fare solamente attraverso le domande. Quindi la famiglia non deve, il soggetto, ovviamente la società, dovrebbe sempre più incontrarsi come oggi in questa sede per discutere di questi argomenti, ma con uno spirito poi di promuovere quelle che sono le domande. Sì, c'è bisogno della difesa tecnica, sì, non è semplice, sì, però se non si domanda non avremo, potremmo avere anche una sentenza di rigetto, perché insomma ci sono anche quelle, non sono tutte sentenze di accoglimento, ma il legislatore spesso fa proprio la giurisprudenza, anche a distanza di qualche anno. Quindi bisogna, soprattutto magari per chi ha più la possibilità, ossia magari quella famiglia che ritiene di non aver necessità dell'indennità di frequenza perché in realtà in qualche modo è economicamente autosufficiente e socialmente autosufficiente, è in grado di sostenere da sola il figlio, forse è proprio quella famiglia che deve indirizzarsi a domandare, perché ha tutti gli strumenti per sostenere l'autostima del figlio e per sostenere magari anche quei costi che ci sono nella domanda. Quindi facciamoci anche promotori in tal senso, cioè non la famiglia per forza disagiata, la famiglia che più forse ha le possibilità deve domandare e deve promuovere questo percorso virtuoso. Tutti adesso, prego. Volevo semplicemente, diciamo, riprendere un punto che secondo me è importante per evitare, diciamo, fraintendimenti. Prima il magistrato diceva, insomma, nella richiesta, nella domanda da fare, la giurisprudenza ha messo in evidenza che è necessario che ci sia la persistenza della difficoltà e, diciamo, del deficit cognitivo. Allora, ci sono delle contraddizioni, forse è opportuno chiarire. Intanto il disturbo è, diciamo, l'abbiamo detto tante volte, ti accompagna per tutta la vita. Un DSA è come un diamante per sempre, diceva la pubblicità un tempo.
Quindi c'è comunque un momento nella vita della persona che si attesta intorno ai 18 anni in cui il disturbo che la persona ha rimane, c'è un residuo fisso, perché fino ai 18 anni c'è stata un'evoluzione, un po' per autocompensazione, un po' perché ha fatto delle terapie, un po' perché si è imparata, però da quel momento intanto è vero che non c'è più poi l'obbligo, mi correggano le persone più esperte in questo, non c'è più l'obbligo di aggiornare la diagnosi se l'ultima diagnosi corrisponde più o meno ai 18 anni, perché quel residuo è quello fisso, quindi è persistente di per sé, non è che la legge lo richiede. E poi non c'è un deficit cognitivo. Della difficoltà, cioè come ricaduta del disturbo. Però diciamo, cioè ovvio che è rispetto alla qualità della vita. È che la persistenza della difficoltà è che la sofferenza è stata correlata a un deficit cognitivo che invece non deve assolutamente esistere nel caso di un DSA. Lo volevo chiarire non per noi, ma perché magari ci sono. Abbiamo solo 5 minuti. Mi sono ascoltata un paio di cose e in questi 2 minuti, non in questi 5 minuti, sì, il pubblico è stato così buono e continuerà ad essere per altri 2 minuti. Allora, la gravità del disturbo. Si è parlato di gravità del disturbo e quindi vengono erogate le indennità di frequenza in relazione a disturbi categorizzati come gravi, è corretto? Da quello che ho visto. Perfetto. Ma io non, cioè io mi appello non a lei ovviamente, perché apprezzo tutto quello che lei sta facendo e che sicuramente continuerà a fare per la cassa, però mi appello a coloro che hanno erogato l'indennità in relazione alla comunità. Io sono sempre, ripeto, una mamma e un'insegnante, una maestra, però, come dire, cioè lo viviamo sulla nostra pelle. La gravità è determinata spesso dal fatto che non siano stati fatti adeguati interventi, ok? Rispetto a questi bambini, a questi ragazzi. Ora, per esempio, mio figlio Loris ha 13 anni. Diciamo che forse lui è un po' più fortunato degli altri e lui ha compensato, sta compensando e continuerà a compensare anche quando arriverà all'università, quindi lui utilizza il PC, utilizza software didattici, utilizza il mondo e il nostro piccolo hacker. Però, cioè, non è che quando poi andiamo a fare una visita, cioè lui è vero, la sua gravità si è abbassata rispetto a quando abbiamo fatto la prima diagnosi. Perché? Perché è stato supportato adeguatamente da una rete fantastica. Ma Loris studia con software didattici che hanno un costo notevole. Ha 2 computer, uno per la scuola e uno per casa. Perché se si porta il computer più costoso a scuola, ci sta che nel contesto scolastico, che spesso è problematico per tutta una serie di fattori che noi docenti dobbiamo gestire in classe, e ci può stare che si distrugge un computer che magari costa X, allora dico, vabbè, a scuola porta 2 PC, a casa la prima. Cioè, almeno si abbassano i costi, e viva Dio che si abbassi il livello di gravità perché mio figlio è compensato, ma cioè l'indennità di frequenza non può essere legata alla gravità. Io da operaia, no? Del settore, da piccola operaia, io credo che dobbiamo cambiare l'ottica, e i professori che ci sono qui sicuramente sapranno dirmi di più e dire di più. Questi sono i miei 2 minuti, chiedo scusa se vi ho ulteriormente tagliato. Questo è proprio il problema dell'ambito valutativo, ma indubbiamente ogni patologia, nel momento in cui questa è una patologia, come ha detto, che ce la porti con te. Non è una patologia.
No, nel senso è una caratteristica. Va benissimo. Però il problema è questo. La valutazione risente della necessità di poter individuare in un momento che quel PSA in quel preciso momento ha una caratterizzazione di gravità differente rispetto a quella magari dopo 2-3 anni di un percorso di accoglienza, quello che vuole, corretto. Altrimenti io penso che il legislatore non avrebbe proposto la 289 del 90 con indennità di frequenza, avrebbe immaginato che attraverso delle agevolazioni prescrittive, come si fa in altri casi, avrebbe dovuto prevedere a quel punto che la certificazione specialistica dava il diritto a, come avviene per altre cose. Cosa che in realtà esiste però, a quelli che sono gli strumenti. Sì, io sono assolutamente d'accordo, però la commissione deve valutare e graduare quella che è la richiesta e la presentazione della stessa. Purtroppo è questo. Il limite in cui siete imbrigliati voi. Ma siamo imbrigliati, io penso che il limite vero non sia solo quello di dover valutare, perché noi siamo purtroppo abituati a valutare. In primo luogo perché il medico legale, a differenza del clinico, deve utilizzare una metodica che è completamente differente. Perché purtroppo al medico legale lo stesso soggetto. Perché vi stanno facendo segno, sì. Avrei voluto far partecipare con qualche intervento anche qualcuno dal pubblico, ma ci stanno facendo segno che insomma le porte dello splendido tribunale ci stanno insomma accompagnando verso l'uscita. Ringraziamo veramente tutti, questo è semplicemente uno dei momenti, un inizio. Abbiamo provato questa sera dei compagni di viaggio autorevolissimi che ci hanno sul serio stimolato, penso, ad andare oltre. Spero che ci rincontreremo ai prossimi incontri e che continueremo su questa strada, finché non convinceremo il legislatore anche a cambiare la legge. Buonasera. Si sono appena conclusi i lavori e sono in compagnia della dottoressa Liccardo, psicologa e psicoterapeuta. Volevo chiederle, a proposito dei tanti argomenti toccati durante il convegno, a suo parere quali sono le strategie attraverso le quali si possono migliorare la qualità della vita e le condizioni della vita attuale delle persone che hanno un DSA? Ma le strategie che si possono mettere in atto sono in realtà previste dalla legge, per cui se ci riferiamo agli studi in ambito universitario, che è il mio campo di interesse in questo momento, è opportuno che le università si dotino di servizi ad hoc strutturati proprio per consentire l'inclusione degli studenti con DSA. Il problema è la difficoltà per alcuni atenei di rendere applicabili i principi della legge 170. Pertanto gli interventi in favore di uno studente con DSA vanno dal banale, tra virgolette, tempo aggiuntivo da concedere per sostenere le prove, alla possibilità di utilizzare mappe, formulari, fino a strumenti sempre un po' più complessi che sono tutti software messi organizzati proprio per favorire la loro partecipazione alla vita universitaria. Il problema è che non tutti i docenti sono disponibili affinché questi strumenti vengano adottati. Questo è il fulcro proprio della problematica, la mancanza di attenzione e sensibilità da parte del corpo docente. Direi mancanza di attenzione e sensibilità, molto spesso anche mancanza proprio di conoscenza. Per questo motivo l'Ateneo Federico II di Napoli, il centro Sinapsi, ha strutturato un intervento che prevede gran parte delle azioni, prevedono una sensibilizzazione ai docenti. I docenti spesso sono spaventati dall'idea di dover ristrutturare completamente il loro piano
di studi, la loro didattica, spesso anche un semplice intervento di un nostro pedagogista che gli dice, che suggerisce al docente la migliore strategia da utilizzare, si rende già, diciamo, sufficiente per mettere lo studente in condizioni di sostenere l'esame nella maniera a lui più consona. Dottoressa Cinzia Fico è neuropsichiatra infantile. Lei ha fatto un lungo e interessante intervento sulla legge 170 e cosa ha rappresentato nella vita quotidiana, nelle problematiche quotidiane, cosa ha interessato la vita delle persone che hanno un DSA. Una sua riflessione su questo aspetto? Sì. Allora, la mia riflessione fondamentale è che la legge 170 è nata come tutela per gli alunni e per i genitori dei bambini affetti da disturbo specifico dell'apprendimento e come tale io ritengo che debba essere applicata a 360 gradi dalla programmazione, diciamo, di interventi specifici. Noi abbiamo parlato di interventi compensativi e dispensativi, all'accoglienza e all'integrazione di questi bambini nel gruppo, ovviamente di pari, per fare in modo che la diversa modalità di apprendimento non diventi una diversa abilità e quindi una disabilità per questi bambini, perché come diciamo ampiamente detto durante il mio intervento, le strategie compensative e dispensative, se bene applicate, spesso funzionano e quindi, diciamo, sollevano il bambino anche da qualsiasi peso relativo al processo di apprendimento. Lei ha fatto anche un passaggio significativo sulla tecnologia, con il quale ha avuto un confronto con il collega dottor Saliva. Il ruolo della tecnologia, quindi l'avvento della tecnologia nella vita quotidiana, perché non è un aspetto che noi possiamo dimenticare, cioè la tecnologia è entrata a far parte della nostra vita quotidiana, gli smartphone, gli iPad, i tablet, insomma tutti questi strumenti sono in realtà pane del nostro, insomma, nostro pane quotidiano. Lei ha fatto un intervento dando comunque vedendoli sotto una prospettiva di opportunità in ogni caso per questi ragazzi. Sì, in realtà questa è proprio un'opportunità, ma diciamo io lo definirei un intervento indispensabile soprattutto per gli alunni che presentano un disturbo della scrittura e altre strategie delle quali diciamo non abbiamo poi parlato, come le sintesi vocali, che sono poi degli strumenti che si applicano ai computer e che rappresentano un vero e proprio compenso per gli alunni che presentano un disturbo della lettura. E quello che noi facciamo è che veramente queste strategie poi sono indispensabili agli alunni, così come è indispensabile portare gli occhiali per il soggetto che, insomma, ha poi difficoltà visive. Quindi, è a tutti gli effetti uno strumento integrativo. Esattamente. Sì. Grazie ad entrambe. La dottoressa Bravaccio, neuropsichiatra infantile della Federico II, volevo chiederle, dottoressa, a suo parere, quali sono le concrete difficoltà che incontrano le famiglie che hanno all'interno del loro nucleo un figlio con un disturbo, un DSA, un disturbo dell'apprendimento? Allora, le difficoltà cominciano proprio dall'inizio, dal momento della diagnosi. Tempi di attesa lunghissimi per avere una diagnosi, sia a livello ospedaliero, sia a livello della ASL, perché, come avrà sentito anche nel convegno, i neuropsichiatri infantili sono pochi, quindi già questa è la prima difficoltà. Seconda difficoltà, nel momento in cui hanno la diagnosi, che è un percorso anche abbastanza lungo, e hanno una certificazione per avere la 170, è l'attuazione della legge 170, perché nonostante tutto c'è lo strumento legislativo, ma non ci sono poi le possibilità di attuare in pieno lo strumento legislativo. Le difficoltà sono quelle che si trovano nel mondo della scuola per la carenza e la mancanza degli strumenti compensativi che si possono prescrivere al ragazzino, ma anche poi effettivamente proprio dal percorso terapeutico, nel momento in cui c'è una necessità, lo dicevo, nel momento in cui un bambino ha 12 anni e ha una difficoltà emotiva e c'è necessità di fare un sostegno psicologico, c'è anche la difficoltà per questo. Per questo poi ci si aggiunge anche, con tutta questa burocrazia che non spiega poi chiaramente, chi poi ha diritto a un'indennità di frequenza, o chi ha o chi non l'ha, creando quindi ancora poi disagio per la famiglia.
A suo parere, sia in sede istituzionale che nell'ambito della comunità, della società, si parla abbastanza in maniera adeguata del DSA, del disturbo specifico dell'apprendimento? Assolutamente sì, del disturbo specifico dell'apprendimento oggi se ne parla. I tecnici sanno cos'è, sanno diagnosticarlo, anche gli insegnanti fanno in modo che si fa una diagnosi precoce. Il problema secondo me oggi non è questo, il problema è proprio nel momento in cui si fa la diagnosi, dopo che cosa si fa. Grazie alla dottoressa Bravaccio. Grazie a lei.